Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Presidente, scusi, prima di dare inizio all'esame, mi pare che Giuffrè abbia dei fogli davanti a sé sul tavolo. Sì. Desidero sapere di che cosa si tratta e se è opportuno o meno, è il paravento, credo che sia il paravento, avvocato. Io infatti non so lei come li vede, perché noi non li vediamo evidentemente. Perché non è un riguardo. Presidente, sono il cancelliere. Presidente, sì. Sono il cancelliere del sito riservato 2, do atto che si tratta del foglio, della formula, del giuramento del testimone che ha appena letto il signor Giuffrè. Benissimo, va bene. Quindi diamo atto. Chiarito in ogni caso il dubbio. E allora a questo punto possiamo dare la parola al pubblico ministero che ha chiesto l'esame e quindi può iniziarlo. Sì, grazie. Signor Giuffrè, buongiorno, sono il dottor Del Bene. Buongiorno. Signor Giuffrè, lei ha fatto parte dell'organizzazione Cosa Nostra? Sì, confermo. A partire da quando? Dal 1980. Nell'ambito di quale territorio? Caccamo. È stato formalmente introdotto nell'organizzazione mafiosa? Sì. Quindi a seguito di cerimonia di iniziazione? Sì. Senta, chi partecipò, lo ricorda, alla cerimonia di iniziazione? Intile Francesco, che allora era il rappresentante di Caccamo, il capomandamento di Caccamo. Successivamente c'era Puccio Salvatore, Puccio Michele, Liberto Giovanni, Liberto Giorgio, Guzzino Giovanni, Guzzino Diego, Guzzino Antonino, Nicosia Filippo, Stanfa Nicasio, Stanfa Salvatore. Senta, signor Giuffrè, lei dunque entrò nella qualità di soldato, giusto, di Cosa Nostra? Sì. Successivamente nel tempo ha mutato il suo stato, la sua qualità di uomo d'onore nell'ambito della famiglia di Caccamo, del mandamento di Caccamo? Non ho capito la domanda. Sì, successivamente al 1980, nel corso degli anni, è rimasto soldato o ha assunto un ruolo diverso nell'organizzazione mafiosa? Diciamo che fino a all'85 circa ho avuto il ruolo di soldato semplice, non ho avuto nessuna responsabilità. Successivamente, dato che c'era stato l'arresto dell'intile Francesco e del Guzzino Diego, diciamo che in forma non ufficiale ma ufficiosa mi sono mosso nell'interesse del mandamento di Caccamo. Poi successivamente nell'87, se non vado errato, assumerò proprio formalmente la funzione di capomandamento e parteciperò alla commissione provinciale di Cosa Nostra. Prego. Senta, questa sua poi indicazione di capomandamento, sa chi la prese, da chi fu sollecitata, fu suggerita? Prima di tutto da Intile Francesco, che era, come ho detto, il mio capofamiglia, il mio capomandamento, successivamente da Bernardo Provenzano. Lei quando è che ha conosciuto Bernardo Provenzano? Conosciuto Bernardo Provenzano attorno all'80-81.
A quale famiglia mafiosa apparteneva all'epoca 80-81 Bernardo Provenzano? Corleone. E nel 1987, quando Intile e Provenzano indicarono lei come capomandamento, Provenzano che ruolo aveva nella famiglia di Corleone? Diciamo che come ruolo, come cariche, non ne aveva, perché le cariche venivano rivestite da Salvatore Riina, però aveva un ruolo su delega dello stesso, diciamo, la stessa carica che aveva all'interno della provincia e all'interno di Corleone, diciamo che aveva una carica equivalente, anche se non ufficiale, diciamo, a quella del Salvatore Riina, con delle zone di influenza forse superiore a quelle di Salvatore Riina stesso, di cui anche in modo particolare mi riferisco al mandamento di Caccamo. Prego. Senta, nel 1987, quando lei quindi è stato designato quale capomandamento e ha partecipato alle riunioni della commissione di Cosa Nostra, Provenzano partecipava a queste riunioni? No, per quello che mi riguarda Provenzano non ha partecipato mai in mia presenza alle riunioni di Cosa Nostra. Venivano presiedute sempre da Salvatore Riina. Prego. Senta, lei poi è stato mai tratto in arresto? Io sono stato tratto in arresto all'inizio del 92 e uscirò alla fine del 92. Mi perdoni, ha detto che è stato tratto in arresto all'inizio del 92 ed è uscito? Alla fine del 92. Capito. Quindi un arco temporale piuttosto breve, insomma. Circa un anno, nemmeno. Nemmeno un anno. Senta, e in precedenza lei aveva trascorso mai periodo di latitanza? No. Senta, ricorda più o meno la data in cui è stato poi scarcerato? Dovrebbe essere il dicembre del 92, se non vado errato. Senta, e allora procedo ad una contestazione. Dal verbale di interrogatorio del 7 ottobre del 2009, pagina, aspetti per farci seguire dalle difese, 9, quando a domanda appunto del pubblico ministero ebbe a dichiarare: sono stato detenuto nel 92, sono stato arrestato a febbraio-marzo del 92 e sono uscito dal carcere all'inizio di gennaio del 93. Sì, anche se io direi su questi forse è più opportuna poi una documentazione che sia, credo che sia facilmente reperibile, a parte la contestazione, che posso sollecitare, capire il ricordo. In ogni caso sarà sempre un ricordo. Certo. Soggetto ad imprecisioni, ma sui periodi di detenzione credo che potranno essere documentati. Comunque, Giuffre, lei ricorda un po' meglio adesso? È possibile? Non ricordo se sia stato la fine del 92 o l'inizio del 93. Probabilmente che allora avevo magari il ricordo migliore sia all'inizio del 93. Lei ricorda se nel 1993 Salvatore Riina è stato tratto in arresto? 15 gennaio del 93. E lei in relazione a questa data, il 15 gennaio 93, ricorda se era libero o detenuto? Oh, con precisione no, ma probabilmente ero libero. Era libero. Senta, lei per quale reato fu tratto in arresto, sebbene per questo periodo limitato di tempo? Era mafioso. Associazione mafiosa. Poi è stato libero quindi ininterrottamente dall'inizio del 93 sino a quando? All'inizio del 94 e poi mi darò alla latitanza e sarò latitante fino al momento del mio arresto, il 16
di aprile del 2002. Perfetto. Senta, per quali reati lei si dette alla latitanza? Ricordo bene, c'era stato il mandato di cattura sull'omicidio Lima. Sull'omicidio Lima. Senta, lei poi viene arrestato il 16 aprile del 2002. Quando è che decide di collaborare con l'autorità giudiziaria? In grosso modo, se non vado errato, nel giugno sempre del 2002. Lei all'inizio della collaborazione ebbe ad ammettere innanzitutto il titolo per il quale era detenuto, l'omicidio Lima? Ammise questa responsabilità? È stato all'inizio, come ho detto, nel 94 l'omicidio Lima, poi successivamente sono arrivate tante altre mandate di cattura. E quindi c'erano un complesso di omicidi e di altri reati. Senta, lei ebbe ad indicare appunto questi omicidi per i quali era, che ne so, indagato, imputato durante la collaborazione. Se sì, può indicare in maniera molto sintetica quali erano i fatti dei quali lei si accusò? Parlo di omicidi. Sono accusato di tutti gli omicidi che io avevo commesso, partecipato in modo direttamente. I vari omicidi che sono avvenuti su Valladolmo, sull'Arcara, su Rocca Palumba, eccetera, eccetera, e anche discorsi che sono interessate all'Arcara, che sono interessate a livello di commissione, fra cui il come mandante dell'omicidio di Falcone, Borsellino, Lima, eccetera. Prego. Senta, lei ebbe a dare delle indicazioni per ritrovare del materiale documentale nel corso della sua collaborazione? Sì, confermo. Può essere più preciso, può indicare cortesemente alla Corte che indicazione ebbe a fare in relazione a che cosa poi fece ritrovare? Era un piccolo archivio che io tenevo nelle campagne di Vicari, ed era anche, diciamo, il luogo dove nell'ultimo periodo io dimoravo. Si trattava di lettere, in modo particolare di Pizzini con il Bernardo Provenzano e non solo, ed erano nascoste in un barattolo di vetro sotto un cumulo di tegole. Prego. Senta, quindi mi pare di comprendere che il rapporto con Bernardo Provenzano è proseguito almeno fino all'aprile del 2002, giusto? Il rapporto con Provenzano è proseguito fino a quella data, sì. Senta, ritorniamo a lei, diciamo, al periodo in cui lei ebbe a conoscere Provenzano, frequentarlo. In particolar modo io mi riferivo ai rapporti che lei ha avuto con Provenzano tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Erano rapporti di che natura? Cioè vi incontravate, vi era una corrispondenza epistolare già all'epoca, con che cadenza ciò avveniva? Vi era una... corrispondenza anche a livello di pizzine o di lettere. Ci si incontrava non è che posso stabilire delle date precise, cioè in linea di massima le posso dire nel periodo in oggetto. In condizione normale, e quando dico condizione normale è che non vi erano dei problemi a livello logistiche, diciamo che ogni 7 giorni, ogni 10 giorni,
di tanto in tanto diciamo che arrivava anche qualche biglietto da parte sua o viceversa mandavo qualche biglietto io, quindi vi era una frequenza e anche un discorso epistolare. Prego. E questo stesso rapporto lei ebbe ad averlo anche con Salvatore Rinna? Oppure che tipo di rapporto ha avuto, ripeto, fine anni 80 e inizi anni 90? Diciamo che con Salvatore Rina vi erano degli incontri più lontani, non posso dire settimanalmente, nemmeno mensilmente, diciamo più lontane nel tempo. Con Bernardo Provenzano viceversa no, diciamo che erano degli incontri molto più ravvicinati. Prego. Senta, lei ha fatto riferimento all'omicidio Lima. Lei ha mai conosciuto l'onorevole Lima? Io no. Lei sa se... Non ho mai frequentato, non ho avuto nessun rapporto con l'onorevole Lima. Lei sa se esponenti dell'organizzazione mafiosa hanno avuto rapporti con l'onorevole Lima nel tempo? Sì, diciamo che era il referente ufficiale di Cosa Nostra a livello provinciale. Le posso tranquillamente dire che nel nostro mandamento per ipotesi si votavano per gli uomini del Rina, per la corrente del Rina, questo è di Lima, chiedo scusa. Prego. Senta, ritorno alla mia domanda, è a conoscenza di quali esponenti di Cosa Nostra intrattenessero rapporti con Lima? Quello che mi risulta a partire da Stefano Bontà, Michele Greco, Salvatore Reina e così via di seguito, tutti gli esponenti più importanti di Cosa Nostra, in modo particolare a livello della provincia di Palermo, erano in contatto con l'onorevole Lima. Ho capito. Senta, un'altra circostanza. Nel tempo il rapporto con l'onorevole Lima, visto che lei ha detto che era il referente principale, è mutato, nel senso che è stato l'unico referente, ce n'erano degli altri? Può essere preciso su questo punto? Referente per quello che ricordo, diciamo che il principale era lui, che faceva parte della corrente di Andreotti. Vi erano anche altri personaggi importanti, quali i cugini Salvo, Ignazio e Nino Salvo, Vito Ciancimino, questi sono quelli più importanti che mi ricordo, cioè poi altri personaggi importanti potevano essere Mannino per ipotesi sull'Agrigentino, questi sono i personaggi più importanti che mi ricordo in questo momento. Senta, l'onorevole Lima faceva parte della Democrazia Cristiana, ovviamente. Volevo chiedere questa cosa. L'indicazione di voto a metà degli anni 80 da parte dell'organizzazione mafiosa era indirizzata verso quale schieramento politico? Al 1987 era stato, per quello che sono i miei ricordi e le mie conoscenze, sempre indirizzata alla Democrazia Cristiana.
dall'87 in poi ci sarà un discorso diverso. Ci sarà un cambiamento di rotta, ed è un cambiamento di rotta, e questo me lo ricordo perfettamente, che è avvenuto in seno alla commissione provinciale di Cosa Nostra, presieduta da Salvatore Riina e portata avanti da Salvatore Riina. Cioè, da quel momento in poi, che vi erano anche le elezioni, non si doveva più votare per la Democrazia Cristiana, ma si doveva votare per il Partito Socialista. E diciamo che qualche altra frangia di Cosa Nostra per il Partito Radicale di Pannella. Quindi, per la prima volta, per quello, ripeto, che sono le mie conoscenze, c'è stato un cambiamento di rotta nel discorso politico di Cosa Nostra. Appoggiare il Partito Socialista, e in modo particolare, diciamo, appoggiare in quel periodo era il Martelle, che si portava a Palermo. Prego. Senta, lei di questa indicazione di Riina in commissione rimase sorpreso, voglio dire, dopo tanto tempo di aver votato la Democrazia Cristiana? No, siamo state sorprese in diverse, diciamo che abbiamo trovato poi nel nostro piccolo, all'interno del mandamento e non il solo, delle difficoltà, perché vi erano anche state intraprese dei discorsi locali con esponenti della Democrazia Cristiana, quindi vi erano delle difficoltà, cioè delle cattive figure nei confronti di quei Democratici Cristiani che si erano appoggiate, e che veniva a mancare il nostro appoggio. Prego. Senta, ma Salvatore Riina fece riferimento a un orientamento generale oppure a fatti specifici per cui alcuni di questi esponenti politici non erano stati più sostenuti? Beh, diciamo che tutto partiva da un discorso che era maturato anche un pochino antecedente a questo periodo, cioè un discorso, si cominciava a intravedere un discorso di inaffidabilità nei confronti di Lima e di altri esponenti democristiani che noi avevamo appoggiato nel tempo. Quindi è scattato proprio in queste elezioni, diciamo, quello che magari negli ultimi anni era maturato, quindi togliere l'appoggio politico di Cosa Nostra alla Democrazia Cristiana, cercando dei punti d'appoggio più, diciamo, più solidi. Questo era in teoria, diciamo, il discorso di Salvatore Riina, che, aprendo una breve parentesi, posso tranquillamente asserire che successivamente il Bernardo Provenzano non era per nulla d'accordo con questa scelta del Riina, discorso che mi ha fatto direttamente e personalmente lui a me. Prego. Ecco. E questo discorso di Bernardo Provenzano fu fatto a lei personalmente, riservatamente, in un incontro che aveva avuto con il Provenzano, oppure anche in seno alla commissione di Cosa Nostra? No, come abbiamo detto, Provenzano in seno alla commissione c'entrano dei discorsi privati tra me e il Provenzano. Può anche darsi, se non ricordo male, che anche lo stesso discorso era stato fatto a Pietro Aglieri e a Carlo Greco. Prego. Senta, ma la strategia, soprattutto in ambito
politico quindi era di Salvatore Riina oppure di Bernardo Provenzano? Parlo appunto dalla fine degli anni 80, inizi anni 90. Questo ragionamento politico, diciamo, che è maturato nell'ambiente di Salvatore Riina in modo particolare. Senta, un'altra circostanza che è a sua conoscenza. Lima era un politico che aveva contatti soltanto a livello regionale, quindi solo in Sicilia, o anche a livello nazionale? Se sì, con chi? Ma che Lima era il in contatto, faceva parte, come ho detto, della corrente di Andreotti ed era il punto di riferimento principale di Lima. Quindi diciamo che Lima era l'ambasciatore di Cosa Nostra nei confronti di Andreotti, e come ho detto non il solo, perché per quello che mi riguarda vi erano anche altri soggetti, fra cui i Salvo, che avevano dei contatti con lo stesso Andreotti. Prego. Senta, e Lima, per quanto a sua conoscenza, ebbe a lamentarsi di questo cambiamento di atteggiamento di Cosa Nostra nell'87 votando per il Partito Socialista? Questo non glielo posso dire, non mi risulta, però le posso dire che Lima si era un pochino defilato nell'ultimo periodo dai discorsi di Cosa Nostra, tanto è vero che, se la memoria non mi inganna, poi vi è stato anche, si è candidato agli europei, e questo era stato visto come appositamente un cambio di strategia di Lima, abbandonando, diciamo, i discorsi in precedenza con Cosa Nostra. Prego. Lei ebbe a comprendere, visti i rapporti con Provenzano, le ragioni di questo, diciamo, defilarsi dell'onorevole Lima? Non eccessivamente, diciamo, in un discorso, cioè vi erano stati dei cambiamenti, non solo a livello, diciamo, nazionale, vi erano stati anche dei cambiamenti anche a livello internazionale, e se la devo dire tutta, diciamo che in alcune circostanze il Provenzano diceva che aveva calcato la mano, sempre discorsi internos tra me e il Provenzano, niente di ufficiale, diciamo discorsi privati o chiamiamole anche sfoghi da parte del Provenzano, che aveva calcato la mano contro gli uomini politici e che continuava a calcare la mano contro gli uomini politici. Quindi, cioè, il Provenzano era molto, molto legato a quello che era l'ambiente democristiano, e in modo particolare diciamo che uno dei suoi personaggi più importanti a livello di consigliare era Vito Ciancimino, e quindi diciamo che i rapporti e le vedute politiche tra il Bernardo Provenzano e il Riina dall'87 in poi si sono un pochino deteriorate, ma non direi solo nel campo politico. Prego. Senta, sempre ritornando al tema del cambio di atteggiamento di Cosa Nostra nelle elezioni dell'87. Lei prima ha indicato un referente per la provincia di Agrigento nell'onorevole Mannino, corretto? Sì, confermo.
le rifaccio la stessa domanda per quanto riguarda Mannino. Ebbe, lei ha mai saputo se il Mannino ebbe a lamentarsi di questo cambiamento di atteggiamento di Cosa Nostra? Ufficialmente no. Ufficialmente no, e in altra, maniera. In altra maniera, cioè diciamo che per quello che sono le notizie che poi arrivavano, le lamentele di altre persone vicine a Mannino, a Lima, eccetera, eccetera, vi era stato un malcontento, perché poi le notizie escono fuori, non è che erano, diciamo, felice di questa strategia, di questo cambiamento politico da parte di un elettorato siciliano, diciamo. Prego. Può indicare alla Corte, in maniera, se lo ricorda, più precisa, quali erano queste altre fonti che le avevano comunicato queste lamentele, questo malcontento? Il primo, diciamo, che portava avanti, cioè che dava queste comunicazioni in modo particolare, era Bernardo Provenzano. Poi si avevano notizie anche nell'ambito locale da parte di altri personaggi che rivestevano un ruolo politico a livello locale e non solo, anche a livello di Termine, di quale Salvatore Catanese, quale Priolo, Antonino, che era in quel periodo un uomo importante nell'ambito della politica locale. Diciamo che c'è stato un malcontento, anche se diciamo non erano discorsi che venivano fatti in piazza, nel senso che la mafia non votava più la Democrazia Cristiana, cioè si parlava di un certo, in modo diplomatico, di una certa parte dell'elettorato, come ho detto, siciliano, che non appoggiava più il partito della Democrazia Cristiana. Prego. Lei è in grado di dare un'indicazione, per meglio dire quantificare, il numero di voti che l'organizzazione mafiosa era in grado di assicurare ai vari esponenti politici dei vari partiti, ovviamente? Ah, questo non è un discorso per niente facile, non sono in grado di fare delle statistiche. Le posso dire però che vi era stato anche come opinione pubblica nell'ambito nostro e delle persone a noi vicine un certo malcontento anche in questa scelta, cioè molte persone che erano da sempre abituate a votare per la Democrazia Cristiana, diciamo, e poi andare a votare per il Partito Socialista, cioè c'erano state anche qualche difficoltà, diciamo, in questa convinzione che noi facevamo, che dovevamo portare avanti, e probabilmente che, se non vado errato nei miei ricordi, non è che sia stato un risultato particolarmente eclatante questo con il Partito Socialista. Martelli ha avuto un certo numero di voti, però probabilmente che lo stesso Martelli si aspettava un risultato migliore. Probabilmente che anche il risultato è dovuto a quel fatto che io sto dicendo, in una certa reticenza che si trovava nei confronti delle persone parlando di socialismo in quel periodo. Prego. Senta, ma di questo cambio di atteggiamento di Cosa Nostra, quindi direttiva di non votare più la Democrazia Cristiana bensì il Partito Socialista,
Cosa Nostra ne ha tratto dei benefici? All'esito di quelle elezioni ci sono stati dei vantaggi? Penso che aveva ragione il Provenzano. Doveva essere un punto di partenza, questo almeno per quello che io posso dire, per quello che sono le mie conoscenze, cioè un cambio di rotta anche in una prospettiva futura. Mi sembra proprio che così non sia stato, perché poi mi sembra che proprio Martelle sia stata una persona che si è messa di traverso proprio nei confronti di Cosa Nostra. Prego, signor procuratore. Senta, e all'esito appunto di questa presa d'atto, lei che faceva parte della commissione di Cosa Nostra, fu sollevato questa questione in commissione dinanzi a Rina, che invece aveva sollecitato il voto per il Partito Socialista? Cioè, ci fu qualcuno che indicò a Rina, contestò a Rina quella scelta nel 1987? Realmente, per quello che mi ricordo, no. Poi se vi siano stati dei discorsi che, come è noto, si facevano poi degli incontri privati, diciamo singoli, con il Salvatore Rina, se ci sia stato qualcuno che abbia avanzato dei dubbi, questo non mi ha dato sapere. Quello che mi ha dato sapere è che pubblicamente, in seno alla Commissione, non ricordo che vi siano state delle persone che hanno messo in dubbio questa scelta. Prego. Senta, lei ha indicato un altro esponente politico vicino all'organizzazione mafiosa in Vito Ciancimino, giusto? Sì. Questo rapporto con Vito Ciancimino, per quanto è a sua conoscenza, quando ha avuto origine e soprattutto se ne ha conoscenza, ovviamente, chi è stato l'esponente o gli esponenti di Cosa Nostra che hanno intrattenuto questo rapporto? È presente che Vito Ciancimino era originario di Corleone, quindi era molto vicino all'ambiente mafioso di Corleone, e molto legato agli esponenti più importanti, quale Ligio, quale Salvatore Rina, ma in modo particolare, per quelle poi che sono le mie conoscenze degli anni Ottanta, diciamo che è un discorso che è lontano nel tempo, da Corleone poi il Ciancimino, sempre per mano di Corleone, della mafia corleonese, avrà un ruolo politico locale a Palermo. Diciamo che sarà uno dei personaggi più influenti a livello locale palermitano, legato, come ho detto, alla mafia di Corleone. E nell'ultimo periodo, per quello che io ho potuto vedere, in modo particolare era molto legato al Provenzano, per detta dello stesso Provenzano a me personalmente. Prego. Senta, è in grado di indicare un arco temporale in cui Ciancimino acquista questo prestigio politico a Palermo? Arco temporale, in modo particolare, cioè quando era, cioè ha avuto un ruolo importantissimo nel cosiddetto sacco di Palermo, quando cioè c'è stato il boom edilizio di Palermo, quando non mi ricordo se era assessore all'urbanistica, che quale carica aveva. Diciamo che un ruolo importante l'aveva avuto a livello del comune di Palermo. Diciamo che aveva una sua corrente, un suo peso politico
molto rilevante, diciamo rilevante probabilmente fino alla prima metà degli anni Ottanta, poi piano piano diciamo che la sua influenza cominciò a scemare di importanza. Prego. Senta, nel periodo in cui appunto Ciancimino aveva ricoperto anche queste cariche politiche nel comune di Palermo, lei ha conoscenza dei rapporti, per meglio dire la convivenza, qual era tra Lima e Ciancimino? Diciamo amore e odio, però si facevano tutto in modo di... Ciancimino giustamente godeva di un appoggio incondizionato, in modo particolare, come ho detto, di Salvatore Riina e in modo particolare di Provenzano, e anche se era diciamo politicamente più piccolo, però aveva un'influenza sempre rilevante grazie all'appoggio corleonese. Prego. Ma appunto nel contesto politico, nell'ambito dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, chi era più forte politicamente, Lima o Ciancimino in questo periodo, quindi metà degli anni 70, primi anni 80? E negli anni 70 indubbiamente Lima politicamente aveva un ruolo più importante, perché Lima era più addentrato, aveva nelle mani gli ospedali palermitani, il civico, se ricordo bene, tramite il fratello, aveva dei contatti più importanti a livello nazionale. Diciamo che Lima godeva anche di certi appoggi di Stefano Bontà, della mafia diciamo palermitana in modo particolare, dei Greco. Diciamo che il Ciancimino si è fatto spazio poi a colpi di gomito grazie anche all'appoggio influente di Corleone, della mafia corleonese. Prego. E quindi si modifica questo rapporto di forza Lima-Ciancimino nell'ambito appunto della visione di Cosa Nostra? Poi come ho detto, Ciancimino, nell'ambito di Cosa Nostra, Ciancimino resterà sempre, per quello che sono le mie conoscenze, un punto di riferimento importante, in modo particolare per Bernardo Provenzano. Politicamente poi il ruolo, come ho detto, del Ciancimino mi sembra che comincia un pochino a scemare. Probabilmente che anche questo avviene perché comincia a essere un pochino pesante il nome del Ciancimino, appositamente grazie agli appoggi di cui gode, e poi si comincia a fare strada anche altri uomini politici e anche altri personaggi che probabilmente non cominciano più, anche nell'ambito mafioso palermitano, ad appoggiare il Ciancimino, ma cominciano a guardare oltre, ad altri personaggi nuovi. Beh, se la memoria non mi inganna, potremmo trovare anche la figura di Mannino in questo periodo, che comincia a prendere quota. Mi sembra che anche lo stesso Michele Greco, nell'ambito di Ciaculle, nel suo mandamento, comincia a dietro le quinte magari ad abbandonare diciamo
o l'appoggio su Ciancimino. Comunque negli anni Ottanta poi l'importanza politica del Ciancimino comincia a scendere, mi pare che poi ci sarà anche un arresto, quindi diciamo che politicamente, pur restando sempre grazie all'appoggio di cui abbiamo detto, il discorso politico diventa meno influente di quello che è stato negli anni precedenti. Prego. E allora, soprattutto in relazione alla prima parte della sua risposta, signor Giuffrè, devo procedere ad una contestazione dalla trascrizione del verbale di interrogatorio del 26 settembre 2002 reso alla Procura della Repubblica di Palermo per le difese, pagina 21, scritto diciamo a penna, quando a domanda del pubblico ministero, che in realtà mutua quella che avevo fatto io, Provenza, come convivevano Lima e Ciancimino in questo sistema, il signor Giuffrè ebbe a dichiarare: Lima doveva sottostare ai discorsi che diceva Ciancimino. Diciamo che Ciancimino era il portavoce. Diciamo che anche prima, con bontà, dell'influenza già c'era molto notevole di Ciancimino, dei colonnesi su Lima. E allora, signor Giuffrè, ricorda in particolare questo passaggio? Mi sembra che in un certo qual modo di averlo anche accennato, diciamo che, però poi successivamente, strada facendo, lo vado a sottolineare, cioè era il portavoce politico di Bernardo Provenzano, il Ciancimino, e godeva dell'appoggio non solo del Provenzano ma anche di Salvatore Riina, quindi aveva un ruolo importantissimo. Da un punto di vista politico, però, a livello anche internazionale, a livello di Roma, diciamo che anche se sulla carta diciamo era più conosciuto Lima, quello aveva un lavoro più, diciamo, dietro le quinte, più importante, che andava a condizionare, giustamente, grazie al discorso di Corleone, il Lima stesso. Ho risposto alla sua domanda, penso, alla sua contestazione, per meglio dire. Senta, signor Giuffrè, lei ha detto che originariamente tra i mandati di cattura vi era anche quello per l'omicidio dell'onorevole Lima, è giusto? Sì, mi pare di sì. Lei ha partecipato alla decisione, alla deliberazione in Cosa Nostra di questo omicidio? Io ho partecipato alla riunione in Cosa Nostra del dicembre del 91, se la memoria non mi inganna, dove appositamente c'è stato la famosa riunione della resa dei conti tra Cosa Nostra e le persone ostile a Cosa Nostra, fra i cui i politici da un lato, e fra cui Salvo Lima ed altri politici, e la resa dei conti nei confronti dei magistrati quale Falcone e Borsellino. Questo è stato fatto in una famosa riunione del 91, del dicembre del 91. Tant'è vero che poi nel 92 ci sarà l'uccisione di Lima, del dottore Borsellino, del dottore Falcone, eccetera eccetera. Da tenere presente che nella lista dei politici non vi era solo Lima, ma vi erano i Salvo, che poi Ignazio Salvo è stato ucciso, Mannino, Vizzini, Andò,
ed altri personaggi importanti nell'ambito politico, appositamente per il discorso che era partito politicamente della inaffidabilità, ed ecco il discorso dell'87, quando c'è stato il cambiamento del rotto, erano state considerate inaffidabili questi politici. Prego. Senta, innanzitutto lei è in grado di indicare il luogo ove avvenne questa, come lei ha detto, famosa riunione? Non me lo ricordo con precisione, ma buona parte delle riunioni venivano fatte in una casa di Guddo, se vado bene all'abitazione di Guddo, dove era un grande garage con attigua una grande stanza dove vi era sistemato un grande tavolo dove ci sedevamo, ma inoltre diciamo che vi erano sopra anche un salottino dove ci si appartava con il Salvatore Reina. Prego, signor procuratore. Sì, signor Giuffrè, innanzitutto occorre che lei spieghi alla Corte chi è questo signore Guddo e se poi questa abitazione insiste a Palermo oppure, che ne so, in provincia, in qualche... Sì, a Palermo, nella zona sotto Passo del Ringo, in quelle zone, diciamo, io sono spratico dietro la circonvallazione. Questa era una delle zone, diciamo, dei luoghi. Chi fosse il Guddo io non lo so, cioè, perché non l'ho mai frequentato, lo vedevo là, lo conoscevo, poi successivamente a distanza di tempo mi è stato dai Marciano, diciamo, portato avanti che aveva degli interessi sulla zona di Termini Imerese, mi sembra di averle fatto pure qualche favore, niente di tutto questo. Poi un altro posto dove si facevano delle riunioni era il pollaio di Angelo La Barbera. Ora se vengono altri posti, cioè non ricordo in questo minuto. Prego. Senta, mi è parso di aver compreso che poi c'erano a casa di Guddo c'erano degli incontri riservati con Rina, ho compreso bene oppure ha detto proprio sempre così. Nello stesso ambiente, cioè vi era anche un salottino sopra dove mi pare che ci si incontrava in modo privato con lo stesso Salvatore Rina, privato nel senso degli incontri singoli tra noi il rappresentante dei mandamenti. Prego. Senta, e nel corso di questa riunione da Guddo chi è che stabilì di quindi eliminare i politici e poi i magistrati? Regina. C'erano altri capi mandamento presenti a questa riunione? Tutti. Ne ricorda qualcuno? Credo qualcuno. Angelo La Barbera, Raffaele Ganci, Peppino Farinello, Salvatore Madonia, io, Matteo Motisse, Salvatore Cangeme, Giovanni Brusca. Graviano, Giuseppe Graviano, Peppuccio Montalto, Salvatore Biondino, cioè tutta la commissione ha completo, tutti i capomandamenti della provincia di Palermo. Senta, e come fu commentata questa decisione di Rina da parte degli altri campi mandamento? Per meglio dire, furono tutti consenzienti oppure qualcuno sollevò delle perplessità? Diciamo che
è stato commentato con l'assoluto silenzio. Non c'è stato nessun commento. Già di per sé stesso, come io ho detto in altre circostanze, è stata una riunione glaciale, di ghiaccio. Diciamo che non c'è stato, si sentivano le mosche che volavano, non c'è stato nessun commento da parte di nessuno. E Rina spiegò le ragioni per cui aveva adottato questa decisione, quindi effettuare tutta questa serie di attività. Diciamo che probabilmente che è stato la conclusione, diciamo, di tutto un periodo di tempo dalla metà degli anni Ottanta e anche prima, fino ad arrivare a quella data. Ed in modo particolare, da un lato vi era stato un abbandono, possiamo dire tranquillamente, da parte, cioè un abbandono dell'appoggio politico di cui Cosa Nostra aveva goduto, e quando parlo dell'appoggio politico in modo particolare mi intendo riferire a quello che erano i discorsi a livello di processi. Vi erano state delle azioni molto importanti da parte delle forze di polizia sotto la guida del dottore Falcone e del dottore Borsellino, discorsi importanti nella prima metà dell'Ottanta, quando già c'era stato Michele Greco con il mandato di cattura, poi ci saranno altre operazioni importanti che hanno interessato anche l'America, Milano, eccetera, eccetera, e poi in modo particolare con il maxi processo, cioè nel momento in cui si è visto che la situazione andava sempre peggio, diciamo che c'è stato, come ho detto, il discorso della resa dei conti nei confronti di tutti gli avversari di Cosa Nostra che ci avevano abbandonato. È anche una questione, come ho detto in altre circostanze, di immagine da parte di Salvatore Riina, dove in diverse circostanze, per rassicurare le persone che avevano dei familiari in carcere, eccetera, eccetera, diceva che la situazione dei carcerati, la situazione degli ergastoli si doveva risolvere. Mettiamoci in testa, diceva, che dobbiamo farci la nostra bella associazione, però di ergastoli nemmeno a parlarne. Poi successivamente il dire di Salvatore Riina è stato smentito in seno anche alla Commissione, quindi c'è stato un intervento molto brutale da parte del Salvatore Riina contro tutti quei personaggi che lui riteneva e che noi ritenevamo dei traditori. Da quel momento in poi iniziò una politica di aggressione violenta contro tutti questi personaggi. Prego. Ecco, io volevo soffermarmi su alcuni aspetti. Salvatore Riina, o meglio, per meglio dire, Provenzano era presente a questa riunione a casa di Guddo? Detto e ripeto,
che non mi risulta a me che il Provenzano sia stata mai presente a una riunione di commissione. Le posso tranquillamente dire che il Provenzano, a detta di lui, a detta del Riina, a detta sia del Provenzano, era a conoscenza sempre di tutto, di quello che avveniva nelle iniziative del Provenzano, tramite incontri che avevano privatamente tra di loro e tramite delle lettere che si scambiavano. Questo sì. Prego. Senta, e Provenzano in merito all'omicidio Lin, ma per quanto a sua conoscenza era stato informato, lei ebbe poi a confrontarsi con Provenzano a seguito di questa decisione nella riunione? È presente che io c'ho un capitolo mancante in questo libro, che è il capitolo del 92, che io sono in carcere, quindi su molti discorsi io non posso rispondere perché sono in carcere e sono ignorante di questi fatti. Lei ebbe mai, ritorno alla seconda parte della mia domanda, a confrontarsi con Provenzano, siamo alla fine del 91, lei ha detto dicembre 91, sulla decisione di eliminare Lima e gli altri politici? Io non ho mai riferito al Provenzano in tutta onestà o quasi, i discorsi che avvenivano all'interno della commissione, perché fra l'altro c'erano altre persone che lo facevano meglio di me, che erano Carlo Greco e Pietro Agliere. Quindi non posso entrare in merito a questo discorso. Senta, allora procedo ad una contestazione per sollecitarle il ricordo su questo profilo, di questa interlocuzione con Provenzano, verbale di interrogatorio di Giuffre Antonino reso alla Procura della Repubblica di Palermo il 26 settembre 2009, pagina 11 a penna per le difese. Specifica domanda del pubblico ministero, il signor Giuffrè a metà pagina ebbe a rispondere: in tutta onestà le devo dire una cosa, io ero stato informato che Lima doveva essere ucciso. Da chi? Dice il pubblico ministero. Giuffrè: da Provenzano. Pubblico ministero: quando? Giuffrè: prima di andare a finire in galera, circa un 6 mesi prima. Poi proseguendo, cioè, dice il pubblico ministero, Giuffrè nel 91, nell'estate del 91, settembre. Fermo quanto lei mi sta contestando, diciamo che già c'era anche su Lima la voce che doveva essere, per quelle circostanze che ho detto in precedenza. Prego. Quindi Provenzano era informato di questa decisione antecedentemente alla riunione a casa di Guddo, mi par di capire, e questo vorrei comprendere, signor Giuffrè, mi perdoni. Sì, tranquillamente, sì. Per quanto è a sua conoscenza, Provenzano contribuì ad adottare quella decisione di eliminare Lin con Rin, oppure no, non lo so. Contribuì indubbiamente, perché veda, Salvatore Riina un giorno mi disse, che parlando del Provenzano, che io con Bino posso avere delle vedute un pochino diverse, dice, forse è anche giusto così, però nel momento in cui noi ci alziamo dal tavolo siamo in perfetta sintonia. Quindi da queste parole che mi ha detto il Salvatore Riina e da quanto mi diceva il Provenzano, diciamo che per quanto riguarda in modo particolare e gli attacchi contro i politici e contro erano
il Provenzano ne era a conoscenza ed era in perfetta sintonia, diciamo, con il Salvatore Riina. Prego. Le riformulo la domanda, ma Provenzano contribuì con Riina ad adottare questa decisione di eliminare Lima per quanto a conoscenza sua, sì o no? Ah, direi di sì. Veda, vi è anche un discorso che va ad agevolare lo stesso Giancimino, diciamo, che viene a mancare un punto, diciamo, di forza con il Giancimino stesso. Quindi dico, per questo e per altre ragioni di cui abbiamo parlato, che il Provenzano ha appoggiato il discorso del Salvatore di Salvatore Riina, dell'eliminazione dell'onorevole Lima. Senta, signor Giuffre, allora procedo ad una contestazione per sollecitarle la memoria su un particolare. Pagina, sempre verbale del 26 settembre del 2002, pagina 26, a domanda sempre del pubblico ministero, lei a metà pagina ebbe a rispondere: sì, e stia tranquillo che l'artefice principale dell'uccisione di Lima, il numero uno, è lui, non Riina, perché appositamente, come ho detto nel fare il discorso con Giancimino, dietro le spalle c'era lui, cioè colui che ha tirato le redini della politica nella provincia di Palermo è stato il Provenzano. Ricorda questa precisione, cioè che l'artefice principale... La ricordo e la ribadisco, la confermo, perché appositamente, il Provenzano, il punto di riferimento, lo vado a risottolineare di nuovo, è stato il Giancimino. Quindi confermo quanto detto. Senta, la riunione avviene, lei ha detto, nel dicembre del 91 a Casa Guddo. In realtà avviene in un momento particolare, si aspettava qualche provvedimento di lì a poco nei confronti di Cosa Nostra? Si sapeva ufficiosamente, se non vado male nei ricordi, l'esito del maxi processo, che come ho detto è in forma ufficiosa, ed ecco che posso dire che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ci può quindi spiegare meglio, signor Giuffre, perché la sentenza, lo sappiamo, è il 30 gennaio del 92, la riunione avviene, abbiamo detto, nel dicembre 91. Che cos'erano queste indicazioni ufficiose, da chi provenivano? Forse sarebbe meglio innanzitutto, scusi un attimo Giuffre, innanzitutto sarebbe il caso, forse lei precisasse, veda se riesce a focalizzare il suo ricordo, se quando è stata emessa la sentenza del Maxi, il 30 gennaio appunto del 92, come l'ha ricordato il pubblico ministero, lei era detenuto o no, visto che ha parlato di un arresto nei primi, nel gennaio del 92 o comunque nei primi del 92? Probabilmente che io ero libero in questa data, signor Presidente. Quindi lei era libero, quindi evidentemente quando avete fatto quella riunione, d'altronde lei ha parlato del dicembre 91, la sentenza non c'era ancora e le ha chiesto il pubblico ministero, quindi si parlò, o lei ha detto prima, si parlò di un esito ufficioso che era già noto. E questo conferma questa,
quanto ha detto? Sì, sì, lo vado a confermare, perché già si vociferava che a causa di tutto un discorso anche precedente che c'era stato, cioè la sentenza andava male. E quindi qua, così poi ridiamo la parola al Pubblico Ministero per chiarire questo, in modo che poi non ci ritorniamo, questa decisione è una decisione, per così dire, già esecutiva, cioè bisognava già procedere indipendentemente dal senza attendere l'esito della sentenza programmato già per il 30 gennaio successivo. Diciamo che questa era ormai la strategia ufficiale, che diventava ufficiale e operativa nell'ambito di Cosa Nostra Futura. Quindi diciamo che da quel momento in poi, dopo questa delibera, diventava ufficiale quanto era stato deciso contro i politici, cioè diciamo contro i nemici giurati di Cosa Nostra, Falcone e Borsellino, e contro i politici che si erano defilate nell'appoggiare Cosa Nostra. Prego. Posso, Presidente? Per così ci ricolleghiamo, chiudiamo questo discorso e poi c'entrava qualcosa il precedente omicidio Scopelliti, del magistrato Scopelliti, e le vicende che ne seguirono? Cioè lei ne ha conoscenza, se ne parlò in quella seduta, in quella commissione di cui lei ha parlato? No. Va bene. Prego, allora Pubblico Ministero può procedere. Senta, ma fu Rina a comunicare in realtà queste voci ufficiose sul maxi processo, oppure lei le aveva apprese autonomamente? C'erano delle voci che già giravano all'interno di Cosa Nostra, quindi non mi sembra che sia stato Rina in quella sede, ma già era un discorso che si avvalorava, perché vi erano stati dei presupposti che già... il cambiamento della sezione del processo, c'è tutto un complesso di situazioni che già nell'ambito nostro girava la voce che il processo, la sentenza andava male. E allora mi ricollego a una delle espressioni da lei da ultimo utilizzate a proposito del cambiamento del collegio della Cassazione. Può essere più chiaro che cosa ha inteso riferire, a che cosa soprattutto più chiaro faceva riferire? Perché io non è che sono in materia un esperto, me lo ricordo così, diciamo a gomito, cioè vi era stato anche un discorso travagliato in seno alla Cassazione, dove doveva essere un procedimento che doveva andare in una determinata sezione, non mi ricordo se fosse quella presieduta da Carnevale, invece il processo è stato mandato in un'altra sezione. Questo è un discorso così che vagamente che mi vado a ricordare. Ci sono state dei travagli anche all'interno della Cassazione. Comunque sono, mi sembra di essere 99,99 certo che già a fine del 2001 si aveva sentore che il maxi processo prendeva una brutta piega. Prego. Senta, lei ha detto 2001, immagino che sia un lapsus. Chiedo scusa, parliamo del 91. Senta, signor Giuffre, le faccio una domanda precisa. Quindi nel dicembre del 91 e nel gennaio del 92 Bernardo Provenzano aveva condiviso in pieno questa strategia di Rina di eliminare i politici e di eliminare i magistrati? Sì. Poi successivamente, qua sinteticamente, troverà che Provenzano ha cambiato atteggiamento? Io mi fermo là, al dicembre del 91. Poi riprendo la mia continuazione nel 93, e quando uscirò dal carcere e riprenderò la mia normale attività di mafioso e di capomandamento. Mi spiego? Sì, poi l'approfondiamo allora questo. Prego. E allora mi fermo là. Senta, una volta
emessa la sentenza il 30 dicembre del 92, scusatemi, gennaio 92, 90. Perdonatemi, nel gennaio 91. Nel gennaio del 92 la sentenza, chi decise quale doveva essere il primo obiettivo da eliminare? Non le posso rispondere qua ora. Questo è stato tutto un discorso che poi militarmente, diciamo, è maturato in Salvatore Riina e chi dovevano fare le cose, cioè non ho, sulla graduatoria, diciamo, io non le posso dire semplicemente niente, le posso dire quello che le ho detto sui personaggi che già, diciamo, girava voce anche da prima e che dovevano essere eliminati. Senta, lei sa poi Lima quando è stato eliminato? Siamo all'inizio del marzo, mi sembra, del 92. Marzo del 92. Perché si è cominciato con Lima, se lei ne è venuto a conoscenza? Siamo, cioè, non può, cioè, sono dei ragionamenti che posso fare così, perché era il personaggio, diciamo, che aveva le responsabilità maggiore nei confronti di Andreotti, nei confronti, diciamo, del Roma. Quindi e nello stesso tempo, diciamo, che applicando la teoria che uccidiamone uno per insegnare a 100, diciamo che è stato un segnale mandato a tante altre persone politiche. Ecco. Prego. Chi erano queste persone politiche? O prima Andreotti, poi ci poteva essere anche Martelli e gli altri. Senta, ma per quanto è a sua conoscenza, l'omicidio Lima è stata la rottura di questi rapporti con quella classe politica, oppure in realtà è stato un omicidio che in realtà serviva a dare un segnale anche per eventuali nuovi contatti politici con altri esponenti politici? Tutte e due. Diciamo che serviva ad azzerare, cioè a chiudere il discorso dell'87 in un certo qual modo, quando, perché c'è stato quel cambiamento di strategia, signor procuratore, dalla Democrazia Cristiana al Partito Socialista, cioè questa strada ormai era stata superata, azzeriamola completamente, eliminiamola, e quindi c'è stato l'eliminazione di Lima, che, come ho detto, ci dovevano essere tanti altri omicidi. Quindi quella strada era ormai stata abbandonata, non aveva un futuro, anzi probabilmente ci ha perso tempo in un certo qual modo, sperando però subito, già dall'87, si cercavano nuove referenti, dei punti di appoggio più solidi, più importanti, quindi diciamo che oltre
all'azzeramento di una strada che ormai era inaffidabile, ritenuta inaffidabile, viene anche un segnale, cioè nei confronti, cioè, di una strategia di paura per un decennio c'era stata una strategia di paura anche all'interno di Cosa Nostra con la famosa guerra, se così lo possiamo chiamare. Successivamente diciamo che c'è stato un attacco frontale contro lo Stato. Prego. L'ultimissima domanda per quanto mi riguarda. E per quanto è a sua conoscenza, Bernardo Provenzano condivideva questo atteggiamento nei confronti di, quindi di rottura di, nei confronti di tutti i politici siciliani? Ma non posso rispondere su tutti i politici siciliani, non glielo posso dire questo, non sono in grado di darle una risposta veritiera e perfetta, ma su buona parte sì. Però diciamo che per essere completo nel mio ragionamento e per spiegarmi, è un ragionamento che, come abbiamo detto e accennato in precedenza, avrà il suo corso fino a una data ben precisa. Da una data ben precisa ci sarà un cambiamento nelle strategie di Provenzano. Benissimo. Io mi fermo proprio a questo cambiamento. Do la parola al dottor Teresi. Grazie. Signor Giuffrè, buongiorno. Sono il dottor Teresi. Buongiorno, dottor Teresi. Ascolti, prima volevo per piacere qualche precisazione in relazione alle risposte che lei ha già dato alle domande del collega Del Bene, e poi proseguiamo da dove abbiamo interrotto. Innanzitutto, lei ha detto prima che la sua frequentazione di Rire e di Provenzano era caratterizzata da una differenza profonda. Lei ha parlato di incontri settimanali o quindicinali con Provenzano, invece più diradati, più rari con Rina. Volevo chiederle, questa differenza di frequentazioni era dovuta solo a un fatto di vicinanza territoriale o anche ad altro, per esempio vicinanza o lontananza ideologica? Non direi, da un punto di vista ideologico non penso, tanto in quel periodo degli anni Ottanta, mi ricordo, lo stesso avveniva con Ciccio Gentile, che allora all'inizio dell'80, 80 o 81, diciamo, come ho detto, era il capomandamento di Caccamo. Diciamo che alla base vi era anche una questione geografica. E poi parlare con un Provenzano, parlare con un Salvatore Rina in questo periodo di cui stiamo parlando, diciamo che era quasi uguale. Tutto sapeva Salvatore Rina di quello che faceva il Provenzano, e il Provenzano, diciamo, che informava sempre il Salvatore Rina. Diciamo poi altrettanto che il Salvatore Rina aveva un discorso molto più vasto, diciamo a livello anche di responsabilità ufficiale, che andavano ad interessare tutta la Sicilia, e quindi anche un tempo minore da poter dedicare alle faccende, diciamo, chiamiamole, diciamo, fra virgolette, secondarie del mandamento o delle zone di influenza nostre. Quindi diciamo che in modo particolare all'inizio non c'era nessuna differenza, perché il Provenzano aveva piena facoltà fino ai tempi di Ciccio Gentile, come le ho detto,
di muoversi tranquillamente nel mandamento di Caccamo e nelle zone limitrofe allo stesso mandamento stesso. Tanto è vero che i problemi, diciamo, di Castronuovo di Sicilia, i problemi, diciamo, importanti del nostro mandamento quando è stato allargato venivano affrontati in modo particolare dal Provenzano, compresi quelli dell'Arcata. Quindi, e poi il discorso passava lo stesso, diciamo, lo passava al Salvatore Riina. C'era un discorso, per quello che io vedevo in questo periodo, fino al anche se nel discorso antecedente all'87, diciamo che sono dei discorsi che li vedono in un certo qual modo, per quello che mi diceva il Ciccio Gentile, perché io il Salvatore Riina l'ho conosciuto nell'80. 80-81 tramite il Ciccio Gentile, quando c'è stato il discorso all'inizio della guerra di mafia, in incontri a Palermo, a San Giuseppe, a Bagheria, eccetera eccetera. Però io giustamente non avevo nessun rapporto con il Salvatore Riina. Diciamo che questa vicinanza, questo discorso più ravvicinato con il Ciccio Gentile, si è tramandato anche a me, che, come io ho detto, poi fra l'altro molte zone, diciamo, erano di influenza del Provenzano, tra cui il mandamento di Caccamo, anche altre province, fra cui Caltanissetta, buona parte anche del Catanese. C'è stato, per quello che io potevo capire, sin dall'inizio della loro ascesa al potere, diciamo, hanno intrapreso la strada di comune accordo. Si sono scambiate anche le zone di influenza dove poter operare, ed ecco perché può sembrare un'anomalia, che dice, quando mi si dice che il Provenzano ha partecipato alle riunioni della Commissione, io devo dire no, perché non l'ho mai visto. Però con questo non è che vado a dire che Provenzano non c'entra niente nei discorsi, né è ugualmente consapevole e responsabile quanto lo è Salvatore Riina, per le ragioni di cui sto dicendo, che era sempre informato, che era sempre a conoscenza e portava avanti la stessa strategia, sia per quanto riguarda i discorsi nella guerra di mafia, sia per quanto riguarda l'eliminazione delle persone che poi dovevano essere eliminate. Prego, signor procuratore. Grazie, signor Giuffrè. Senta, a proposito proprio di queste zone di influenza di cui lei ha parlato, quindi, se ho capito bene, Provenzano aveva, in una spartizione assolutamente condivisa e pacifica, una zona di influenza particolare che non riguardava solo la provincia di Palermo, ma riguardava anche altre province. Lei ha fatto cenno a Caltanissetta e in parte a Catania. La domanda intanto possiamo è... anche dire... Prego. Possiamo anche dire, Enna, signor procuratore? Sì. Ecco. Enna. Per quanto riguarda Agrigento e Trapani, erano zone, diciamo, di influenza... Per quanto riguarda Agrigento e Trapani, se la dividevano. Da un lato troviamo, diciamo che in modo particolare... aveva più influenza. D'altronde, signor procuratore, il capo provincia, il capo della commissione regionale era Salvatore Riina, non è che era Provenzano, quindi le responsabilità ufficialmente erano di Salvatore Riina. Lo stesso Provenzano avrà un'influenza su Agrigento tramite i Ferro, le faccio un esempio, lo avrà su Agrigento tramite Messina Francesco, Mastro Ciccio, che si incontravano a Palermo. Scusi, signor Giuffrè, ha detto su Agrigento tramite i Ferro, e va bene, invece sull'altra provincia su ha detto Trapani, di nuovo Agrigento. Trapani. Sulla provincia di Trapani, sì. Aveva dei contatti molto stretti con Mastro Ciccio. Che sarebbe? Prego. Chi è Mastro Ciccio?
Altro Ciccio era de Mazara del Vallo, il braccio destro, diciamo, di Mariano Agate, sì. Che nel momento in cui Mariano Agate era in carcere si muoveva, sì. Questo Mastro Ciccio, se ricordo bene, Ciccio Messina. Ecco. Era imparentato in qualche modo con Messina. Con Messina Denaro? Ma penso di no, quello sono Messina Denaro, questo è Messina. Va bene. Invece per quanto riguarda Caltanissetta, chi era la persona referente di questo territorio che aveva rapporti con Provenzano? Il capo provincia di Caltanissetta era Piddo Madonia. Madonia che con il Provenzano, diciamo che erano un tutt'uno, stavano a Baghiria assieme, avevano dei contatti diretti, avevamo dei contatti diretti tutti e tre, diciamo che era di casa a Baghiria il Madonia, nello stesso tempo diciamo che il Provenzano era di casa a Caltanissetta. E su Catania invece? Madonia. No, prego. Come? continui, mi scusi se l'ho interrotta, poi risponde all'altra domanda. E il diciamo il Madonia, teniamo presente che era il vice di Rina a livello regionale, quindi diciamo che su Provenzano questa vicinanza con il Madonia non dispiaceva affatto. Prego. Bene, invece su Catania, gli esponenti della provincia di Catania, provincia mafiosa. Catania diciamo che aveva una influenza, cioè un contatto sempre tramite il Madonia Giuseppe, che con Santa Paola si trovava abbastanza bene. E diciamo che poi il Madonia aveva su Catania dei punti di riferimento lui stesso. Troveremo altre persone di Caltanissetta con dei legami molto strette con la fazione del Santa Paola, quali Vaccaro, che dopo l'arresto del Madonia Giuseppe sono diventate sostitute di Madonia a livello della provincia. E diciamo che nello stesso tempo il Madonia Giuseppe aveva un controllo anche su Enna, ecco perché avevo detto Enna. E lo stesso Provenzano, diciamo che con Santa Paola, personaggi vicino a Santa Paola, era in ottimi rapporti. Prego. Grazie. Senta, lei ha parlato poco fa della riunione di commissione del dicembre 91 che, per quanto è oggi il suo ricordo, si sarebbe tenuto in questa immobile, in questo appartamento di Guddo a Palermo. Volevo sapere, le decisioni assunte, direi quasi imposte da Riina in quella riunione di commissione, furono poi portate e se approvate anche in commissione regionale, quindi al cospetto anche dei capi mandamento e dei capi provincia delle altre province di Cosa Nostra? Potrebbe essere un discorso inverso, cioè che già c'erano state degli accordi con le altre province su questa strategia e poi successivamente ne veniva data comunicazione dallo stesso Rina a livello provinciale. Ah, ho capito. Palermo. Ho capito. Senta, parlando di quella riunione, lei ha detto che in sostanza la deliberazione fu quella di una resa dei conti finale nei confronti dei politici che erano stati ritenuti poco affidabili, che si erano dimostrati poco affidabili perché non avevano rispettato i patti, e i magistrati che si erano dimostrati troppo intransigenti, e ha parlato espressamente di una lista di politici. Ha fatto i nomi di Lima, dei Salvo, di Mannino, di Vizzini, di Andò. La domanda è, l'espressione che lei ha usato, lista di politici, fa riferimento
a un documento fisicamente esistito di cui lei può avere avuto notizia o anche può aver visto, o è un'espressione che lei ha usato per indicare che era un elenco, un insieme di persone? Era un elenco che ormai avevamo a memoria, non mi risulta che fossero stato redatto un verbale della riunione. Mi perdoni l'espressione. No, non mi risulta che vi siano state dei discorsi scritti. Se poi nel dare comunicazione ad altre persone estranee, diciamo, all'ambiente della commissione, qualche altro soggetto della commissione o lo abbia fatto, questo io non sono in grado né di confermarlo né di smentirlo, non lo so. Va bene, grazie. Poco fa lei ha riferito un'espressione di Riina che è significativa di questo periodo, a proposito del fatto che si impegnò, per così dire, con il popolo di Cosa Nostra, e poteva farlo perché era il capo della commissione regionale, e invitando le persone: ci dobbiamo fare tranquillamente l'associazione, di ergastoli non se ne parla. Vuole per piacere spiegare meglio questa espressione? Che vuol dire, che voleva dire Riina quando dice ci dobbiamo fare tranquillamente l'associazione? Siamo giustamente in un periodo antecedente al 91 e al discorso che abbiamo portato avanti fino ad ora. Sì. Saremo nell'88, nell'89, saremo in quel periodo, grosso modo, cioè in un periodo antecedente al 91. E quando giustamente vi erano diversi imputati nei processi, diversi processi pendenti, eccetera, eccetera. Signor Giuffre, mi scusi un secondo, le voglio rappresentare, ricordare che la sentenza di primo grado del maxi processo è del dicembre dell'87, quindi ergastoli e associazione. C'entra questo ergastoli discorso con l'associazione? Poi c'era il discorso del Max Terre, vi erano state delle altri arresti di altre blitz importanti anche nella prima metà degli anni dell'80, eccetera, eccetera. Ma ricordiamo che vi erano diverse persone in carcere importante, quale il padre di Nino Madonia, Ciccio Madonia, vi erano diversi personaggi importanti in carcere, Michele Greco, eccetera, eccetera, Pippo Calò, cioè personaggi importanti, e che nello stesso tempo, cioè Salvatore Riina, diceva queste frasi, che la situazione, diciamo, bisognava stare tranquilli, la situazione si doveva mettere trovare dei punti saremo anche un pochino antecedentemente su questo, ora non so se diceva la verità, se, perché potrebbe essere il mio discorso un pochino controverso, perché non vado a collocarlo, cioè non ho elementi da andarle a collocare con delle date precise. Mm-hmm. Quindi cercava di tranquillizzare, dicendo che la situazione giudiziaria si doveva fare tutto il modo possibile per trovare degli sbocchi positivi, e che gli ergastoli, e nello stesso tempo tranquillizzava i presenti che avevano dei parenti delle persone del mandamento in carcere, però a livello, dice, ci facciamo i nostri 5-6 anni, 7 anni, parole testuali del Salvatore Riina, questo, e basta.
Poi strada facendo la situazione non è stata questa, lo stesso si è reso conto della cattiva figura che aveva fatto, diciamo, non solo a livello forse della commissione di Palermo, ma anche a livello di altre, e qui è stato quello che, diciamo, che lo ha fatto un pochino a prendere delle decisioni, diciamo, come quelle che ha preso. Quindi, per chiudere l'argomento, si può dire che lui si impegnava davanti al popolo di Cosa Nostra che non ci sarebbero state condanne definitive all'ergastolo, se ho capito bene. Perfetto, perfetto. E tenga presente anche un altro fatto, cioè in questo periodo è lui personalmente che parla. Dicendo questo, quando si vede che il discorso si mette e ha sentore che i discorsi non vanno sulla strada che lui aveva tracciato, dirà in seno alla commissione che chi aveva possibilità di aiutarsi con delle conoscenze, con delle strade personali, private, cioè nell'ambito del mandamento, nell'ambito personale, lo poteva tranquillamente fare nell'interesse comune e singolo. Quindi vi era stato già il sentore di un capovolgimento di tutto quel principio, di quella strada tracciata dallo stesso. Prego, signor procuratore. Grazie. Vorrei che precisasse questo concetto. Quando Riina dà carta bianca a tutti, dice ognuno si deve cercare la sua strada anche all'interno del proprio mandamento, a che cosa si riferiva? Ai contatti che ognuno dei capi mandamento potevano avere? Sia per quanto riguarda i discorsi politici, sia per quanto riguardavano i discorsi di processo. Sia politici che processi, quindi interessamento dei politici per evitare l'ergastolo, per aggiustare i processi. Dica meglio questo concetto. Se si avevano delle possibilità a livello... Presidente, sono l'avvocato Cianferoni, posso intervenire? Siamo proprio nel corso dell'esame, comunque se è una cosa pertinente mi dica. Prego. Valuterà la Corte se è pertinente o no. Chiedo scusa perché... No, nel senso che siccome ha interrotto una domanda, comunque, vediamo. No, prego. Io volevo fare opposizione alla domanda. Ah, ecco, e allora è assolutamente pertinente l'intervento. Mi dica, lei espliciti. Già qui c'è una situazione che non è quella comoda della Corte e dei signori avvocati e procuratori che sono davanti alla Corte. Dalla saletta è difficile essere tempestivi, mi scuso. No, assolutamente, non avevo compreso io. Prego. Grazie signor Presidente. No, la questione che intendo porre è di quest'ordine. Le domande e anche l'ultima che stavamo sentendo, che si riferiva sempre allo stesso tema di queste riunioni, delle parole che il nostro cliente, mio e dell'avvocata Anania, avrebbe detto in queste riunioni e quant'altro, fa capo a circostanze già ampiamente trattate, non in uno solo, signor Presidente, ma in una serie di processi che sono già agli atti della Corte come materiale probatorio acquisito documentalmente ai sensi del 238 bis del Codice di Rito attraverso le varie sentenze che la Corte ha agli atti. Ricordo, per essere io fiorentino, le sentenze di Firenze contengono già tutta una serie di questi materiali, la sentenza Lima a carico del mio cliente, del nostro cliente, le sentenze di Capaci, di Via D'Amelio. E allora, il 190 bis del Codice di Rito dice che quando il testimone deve essere sentito in processi connotati come quello attuale per effetto dell'articolo 7, perché altrimenti quello attuale non sarebbe un processo di 51
comma 3 bis a carico del mio cliente, però c'è l'aggravante, c'è la connessione con l'omicidio Lima. Insomma, per farla breve, il 190 bis dice che le domande vanno limitate soltanto su specifiche esigenze, se l'esame è necessario su specifiche esigenze, perché altrimenti il signor Giuffrè è già stato sentito in tanti processi, ed è una questione che faccio oggi. Sento che dice il signor Giuffrè affermazioni che sono poi quelle che ritroveremo per Cancemi, per Brusca. Quindi, allora, avvocato Gianferoni, quindi faccio solo una sommessa questione. Sì, sì, abbiamo compreso. Avvocato Gianferoni, questa è una, aspetti, signor Presidente, così una prego. Sola volta parlo, perché così non do fastidio. Quindi una è sul rispetto del 190 bis e di ridurre veramente all'essenziale, per il capo di imputazione che ci riguarda, le domande, perché altrimenti qui noi rifacciamo tutti i processi già fatti nell'ultimo ventennio e che la Corte conosce, per rispondere qui, signor Presidente, a una questione che la Corte con molta onestà ha posto nell'ordinanza di ammissione delle prove. La Corte ha detto: io non so come poterla disciplinare bene la materia probatoria perché è complessa, vedremo andando avanti. Ecco, qui c'è la possibilità di applicare il 190 bis in maniera, direi, scolastica e di limitare veramente all'essenziale sulla trattativa. Questo è un processo della trattativa, non si può rifare il processo Lima, il processo Falcone, il processo Borsellino, il processo di Firenze e quant'altri processi vogliamo fare, facciamo, perché altrimenti, le dico, signor Presidente, il 190 bis in questa maniera ce lo possiamo scordare. E questa era la prima. La seconda, varie domande, non solo questa del procuratore, ma anche altre, sono domande che tendono a sollecitare il dichiarante su valutazioni. Siccome non è imputato il signor Giuffrè in questo processo, deve rispondere su fatti specifici. Non, secondo me, era una domanda anche questa su valutazioni. Non si possono chiedere valutazioni, impressioni, alla fine sue congetture, secondo la difesa. La terza questione, e finisco, la rimetto alla Corte d'ufficio, è che, per quanto ha detto il signor Giuffrè stamani, mi pare ineludibile la questione di connessione tra questo processo e i processi per Capaci e Via D'Amelio. Si tratta di questione, e quindi, di rimandare a Caltanissetta tutto il processo. So bene che la Corte ha già emesso ordinanza su questo punto, però appunto sul novum di stamattina mi pare che la questione di competenza sia quanto mai fondata in questo processo. Ecco, io su tre filoni ho voluto via via, prendendo nota, rimettere a questo intervento in questo momento. Potevo farlo la domanda prima, potevo farlo la domanda dopo, perché comunque ho capito che tutto l'esame è fatto così. Quindi, siccome con il signor Riina da questa sala per 5 anni abbiamo seguito il processo per la scomparsa di De Mauro, ecco, mi sembra che siamo avviati sulla stessa linea di quel processo lì. E allora lo dico questa volta per non dirlo tante volte. Faccio opposizione a questa domanda su tre punti. La violazione del 190 bis, la suggestività è comunque il non interrogare il teste su fatti specifici ma chiedergli solo congetture, valutazioni personali, non è un imputato del processo, ripeto, è un teste assistito, quindi deve rispondere su fatti, non su sue valutazioni. Il terzo punto, sommessamente ricordo che da quanto abbiamo già sentito è scolastica l'ipotesi di connessione con i fatti che hanno avuto persone offese i compianti dottori Falcone e Borsellino. Ecco, questo è il mio modesto contributo. Abbiamo compreso perfettamente. Allora, avvocato Gianferoni, sulla prima questione del 190 bis, lei ha riproposto una questione che aveva già posto all'inizio, nella fase delle questioni dell'ammissione proprio delle prove, e la Corte si è già pronunziata. Potrei limitarmi a rinviare a quel provvedimento, mi limito qui, comunque aggiungo qui semmai un piccolo riferimento. Lei sa qual è il regime di utilizzazione delle prove provenienti da altro processo e sa anche che in questo processo non c'è soltanto il suo assistito, ma ci sono altri imputati che non hanno partecipato nel contraddittorio a quell'esame. Quindi questa è la ragione per cui necessariamente con quell'ordinanza abbiamo deciso di procedere, e quindi là non credo che debba aggiungere altro. Sulla questione mi sembra che valutazioni non ce ne siano stati, se non
en passant, direi così, ma poi sono fatti, considerazioni, ma che il Giuffrè ha preso nell'ambito del suo ruolo, e quindi mi pare che al momento, salvo specificazioni che eventualmente lei vorrà fare per singole domande, al momento l'esame può procedere. Sulla questione della competenza, una questione che già avete posto e sulla quale la Corte non ha nulla da dire, essendosi già pronunziata, e poi per il prosieguo, fermo restando quello che nel prosieguo le difese possono rilevare e i provvedimenti che potranno essere adottati, ma in questo momento non è necessario, non può essere adottata nessun'altra pronuncia da parte della Corte. Detto questo, quindi do la parola al Pubblico Ministero per riprendere l'esame. La ringrazio, Presidente, e mi auguro che le eccezioni, quantomeno alle domande durante l'esame, siano quantomeno più breve, perché questo ha avuto il pregio, ovviamente, di farmi dimenticare la domanda che stavo facendo. Che mi è per la verità l'abbiamo dimenticata anche noi, ma cerchiamo di riprendere. E quindi non so se è possibile sentire la registrazione. No, riprendiamolo comunque l'esame, perché per la verità non lo ricordo neanche io, dopo questa interruzione, qual era stata l'ultima domanda. Dunque, l'ultima domanda era... Sì, era a proposito della... di dire a ciascuno purtroppo l'età di fare come riteneva nel suo mandamento. Per essere preciso io, nell'eccezione era questa la domanda. Grazie, cioè, avvocato. Che il signorino ha detto ognuno faccia come ritiene nel suo mandamento, se ha delle strade... Per cercare... Ha ragione. Grazie, avvocato. Ha ragione. È stato la sua memoria è stata più pronta di tutti noi. Appresso davvero lo spirito di collaborazione. No, perché l'eccezione non fosse intesa strumentale, cioè io mi ero segnato. Nessuno l'ha intesa come strumentale, lo possiamo riprendere. È davvero un mio limite, probabilmente anagrafico, per carità, non nulla di che. E allora rifaccio la domanda. A proposito appunto del mandato ampio che Riina dà ai capi mandamento, a proposito di cercarsi ognuno la propria strada per poter prevenire o risolvere questo problema che doveva essere quello, ci possiamo fare il carcere a tempo, per così dire, per la eventuale condanna all'associazione, di ergastolo non se ne parla. Ecco, allora volevo farle questa domanda. Questa esigenza di evitare l'ergastolo costituiva l'argomento o uno degli argomenti di interlocuzione con la politica da parte di Cosa Nostra? Direi di no. Direi che si andava oltre, perché vi era tutta una situazione anche extra i discorsi degli ergastoli, un pochino pesante, quindi si cercava in un certo qual modo, prima di tutto, come ho detto, di cercare di riprendere e di avere dei punti di riferimento abbastanza solidi nel mondo politico, che nell'ultimo periodo un pochino, diciamo, si erano persi. C'era tutta un'area abbastanza pesante, già dovuta a tutti gli omicidi che erano successi nel periodo degli anni Ottanta, non solo nell'ambito della guerra di mafia. Cioè c'era un clima abbastanza pesante. Cercare di uscire, diciamo, da questa emergenza, anche con dei personaggi politici un pochino diversi a quelli del solito. Prego. Grazie. Allora, non dobbiamo dare, come dire, per scontato nulla. Le faccio una domanda per tornare un po' indietro e cercare un po' di chiarire questa vicenda dei rapporti.
qual era la contropartita che Cosa Nostra chiedeva ai politici in cambio dei voti? Diciamo nel periodo di pacificazione, non nel periodo della fibrillazione di cui abbiamo parlato prima. Una risposta abbastanza difficile che sono chiamato a dare. Allora, diciamo che... vediamo se la posso frazionare. Lei ha parlato prima dei rapporti diretti e molto assidui tra Rina, Provenzano e Ciancimino. Ciancimino in che cosa era utile come politico a Cosa Nostra? Era utile a dare potere ai corleonesi. Quando parlo corleonesi, in questa circostanza parlo della mafia di Corleone. Ho capito. Ripeto, cioè potere, prestigio, perché se nel momento in cui il Provenzano e il Rina appoggiavano il Ciancimino, Ciancimino doveva corrispondere, e cioè come doveva corrispondere? Che se nel momento in cui vi erano da fermare 100 e più licenze di costruzione a Palermo, il Ciancimino era a disposizione. Quindi ci rendiamo conto del prestigio, della potenza che si andava a guadagnare in questo settore, cioè quando il Ciancimino era in condizione di favorire al Provenzano, al Rina un insieme di licenze da permettere una costruzione di mezzo Palermo, se magari diciamo esagero un pochino. Quindi vedete come vi è questo scambio di favori che danno un prestigio, e diciamo che il Ciancimino è stato uno degli artefici più importanti, ma non solo da un punto di vista politico, ma da un punto di vista degli appalti, delle costruzioni, un punto di appoggio importantissimo che ha dato e ha permesso, diciamo, alle persone di Corleone, i famosi palermitani che li chiamavano i Vigiani, di cominciare ad avere un ruolo importante nelle attività di Palermo e non solo della provincia di Palermo. Prego, signor procuratore. Quindi Ciancimino era utile per rispondere, voglio dire, mi pare di poter sintetizzare, era utile anche perché era bravo nella vicenda delle licenze edilizie e degli appalti. Quindi quando lei parla di prestigio e di potere, intende parlare anche di potere economico, o no? Dubbiamente, questo poi diciamo che è uno dei ruoli più importanti di Cosa Nostra, si parla di economia, di soldi. Perfetto. Senta, quindi Ciancimino... E gli appalti, diciamo, signor procuratore, gli appalti mi pare che fanno scuola in questo settore, cioè che era uno degli argomenti più importanti, una delle attività oltre alla droga eccetera eccetera di Cosa Nostra, che diciamo che trovava un compiacimento sia per quanto riguarda, è importante questo, la mafia, sia anche per quanto riguarda gli uomini politici che ne traevano anche loro dei benefici economici. Prego, signor procuratore. In che termini i politici ne traevano benefici economici da questa agevolazione degli appalti verso Cosa Nostra? Perché nel momento in cui, per quelle che sono le mie conoscenze, veniva dato un appalto, vi era una percentualità di soldi che andavano a Cosa Nostra,
una percentuale di soldi che andavano agli uomini politici. Questo è poco ma è sicuro, signor procuratore. Poi addirittura nell'ultimo periodo si era arrivati alla cosiddetta tassa reina, cioè una percentuale che non era nemmeno l'1%, ora se vado bene con i miei ricordi, direttamente per Salvatore Reina, dove lo stesso in seno alle commissioni ne aveva dato comunicazione che questi soldi devono essere impiegati per i bisogni di Cosa Nostra. Prego. Va bene. Quindi gli altri politici che lei ha citato prima a proposito della lista, ma evidentemente abbiamo capito che non è una lista fisica, Lima, Salvo, Mannino, Vizzini, Andò, anche questi politici avevano creato le aspettative in Cosa Nostra per benefici di questo tipo o concretamente fatto accrescere il potere avevano e il prestigio? Si era creato, signor procuratore, un rapporto tra Cosa Nostra e questi politici. Sì. Allora Cosa Nostra appoggiava questi politici nei discorsi, come abbiamo detto, degli appalti, dei finanziamenti, eccetera, eccetera, gli dava voti. In cambio chiedeva una contropartita, appositamente un appoggio da parte dello Stato a chiudere un occhio, diciamo, nei discorsi di Cosa Nostra, quale gli ergastoli, eccetera, eccetera. Vabbè. Ok, ancora domanda. Lei poco fa, parlando delle vicende della sentenza del maxi processo, ha detto che già nel dicembre del 91 vi erano delle voci, comunque all'interno di Cosa Nostra girava una convinzione piuttosto forte, direi consolidata, del fatto che il maxi processo sarebbe andato male, mi pare che si è espresso in questi termini. Allora la domanda è, per quello che lei ha saputo all'interno della commissione di Cosa Nostra o nei suoi rapporti privilegiati con Provenzano o con altri uomini d'onore, si riteneva all'interno di Cosa Nostra che la vicenda del cambio di sezione fosse attribuito anche all'intervento del dottore Falcone? Ovviamente sì, perché veda, il dottore Falcone, per non andare a fare il processo sull'omicidio Falcone, diciamo che era ritenuto, su questo ne ho la massima certezza e ricordi perfetti, e cioè il nemico più acerrimo di Cosa Nostra, ma non da questo periodo della fine degli anni 80 o l'inizio degli anni 90, io risalgo addirittura a metà degli anni 80, a parte quando vi sono stato elevato a ripetere la Pizza Connection, cioè determinate, cioè che sono state questo il campanello di allarme sul vero senso della parola, che stavano saltando un pochino le cose all'interno di Cosa Nostra e che in modo particolare avevano diciamo anche creato con il dottore Falcone un certo rapporto di indagine tra la Sicilia, Palermo e l'America, in modo particolare su New York, se vado bene con la memoria, con il Giuliani. Quindi era scattato un sistema di allarme che già, diciamo, a metà degli anni Ottanta sulla pericolosità, sia in modo particolare del dottore Falcone, lo stesso dicasi per il dottore Borsellino. E tenga presente, cioè, questa piena, signor procuratore, che avanzava, non si è trovata la forza per poterla arginare. E qua è tutto il discorso anche politico.
Prego, signor procuratore. Grazie. Senta, decisione del 91 di uccidere i politici non affidabili, e abbiamo fatto i nomi: Lima, Salvo, Mannino, Vizzini, Andò. Lima viene ucciso il 12 di marzo del 1992, uno dei fratelli Salvo invece viene ucciso a settembre. Nel mezzo le stragi. Lei sa se prima di eseguire quella sentenza nei confronti dei Salvo e di Salvo Lima ed eventualmente degli altri politici, Cosa Nostra contattò questi politici per chiedere loro conto e ragione del cattivo andamento del maxi processo? Cioè, ci fu una interlocuzione per chiedere spiegazioni a questi politici? Non le posso rispondere, signor procuratore, non lo so questo. Per la verità ha già risposto prima dicendo a proposito di quel capitolo mancante, visto che è, manca proprio, il che è proprio il periodo della detenzione. Lei sa, ma immagino, perché non vennero eseguite le altre condanne a morte deliberate nel dicembre del 91, cioè quelle appunto degli altri politici, Andò, Vizzini, Mannino? Diciamo che mi manca sempre quel capitolo, però dalle informazioni che poi successivamente avrò e dalla situazione, dal quadro, diciamo, post arresto di Salvatore Riina, c'è un cambiamento, comincia a esserci un cambiamento di strategia, in modo particolare, poi andiamo alla fine degli anni 93. È stato portato avanti, come ben sappiamo, nel 93 la strage di Firenze, Milano, Roma, eccetera eccetera, sempre tutta una strategia mirante a destabilizzare le istituzioni. Poi tutto assieme, diciamo che c'è una tregua, quindi ci sarà stato poi l'arresto, c'è anche l'arresto di Riina, quindi non sono in grado di darle ulteriore delucidazione, perché appositamente quello che è successo nel 92, come le ho detto, è un capitolo che io non ho vissuto. Va bene. Così, per somme capo e per notizie poi che avrò nel 93 quando uscirò dal carcere. Prego. Senta, riprendiamo allora dal momento in cui il collega Del Bene si è interrotto. L'ultima sua risposta è stata il riferimento a una data che sembra una data fatidica per i cambiamenti interni all'organizzazione Cosa Nostra. Vuole dire qual è questa data e perché è così importante? Come le date hanno forse da un punto di vista cronologico la loro importanza. Abbiamo marcato la data dell'87, abbiamo marcato la data del 91. Ora mi permetto di marcare la data del 93. Sì. Ed in modo particolare, parlando del 93, diciamo che mi sembra che nel 93 ci sia l'arresto di Salvatore Riina. No. Sì, giusto. Quindi, scusi. Giusto, se vado bene. Nel 93 ci sarà il 15 gennaio
15 gennaio del 93 c'è l'arresto di Riina. Io poi successivamente rivedo il Provenzano, esco dal carcere dopo un mesetto e mezzo esco dal carcere mi incontro con il Provenzano. Aspetti, ricordo... scusi se la interrompo. Vuole ribadire per piacere la data, per quello che lei ricorda adesso, quindi approssimativa, della sua scarcerazione, perché non mi è chiara questa sua ultima affermazione. Quando è stato scarcerato lei? Per la verità rispondo che non lo ricorda, quindi insomma... No, il periodo, Presidente. Tra il 92 e l'inizio del 93. Comunque adesso abbiamo questa nuova collocazione temporale. Un mese e mezzo dopo la scarcerazione c'è questo incontro con Provenzano. Poi la scarcerazione si potrà vedere in qualunque momento. Prego. Quindi dopo circa un mese dopo la scarcerazione si incontra con Provenzano. Dopo qualche mese che sono uscito dal carcere mi incontrerò con il Provenzano. Ed è una missiva che mi arriva tramite Benedetto Spera che in quel periodo era diventato, dopo l'uccisione di Pietro Rocello di Misilmere, capo del mandamento appositamente di Misilmere, che fu di Misilmere, che era passato da Belmonte Mezzagno a Benedetto Spera, e che il Provenzano aveva trovato rifugio, diciamo, da lui a Belmonte Mezzagno. Quindi il Provenzano mi manda un appuntamento tramite il Benedetto Spera e ci incontriamo a Belmonte Mezzagno. E in questo incontro con il Provenzano sono rimasto, diciamo, in quello e negli altri successivi molto perplesso del suo dire. Cioè, ho lasciato io il Provenzano guerriero, dove si parlava di omicidi, di violenze, di danneggiamenti, eccetera, eccetera. Trovo un Provenzano completamente diverso. Cioè con una strategia completamente opposta a quella di cui io conoscevo in lui. E quindi mi comincia ad addestrare, diciamo, a farmi entrare in questa sua nuova strategia. Cioè la cosiddetta strategia detta alla siciliana e con parole dello stesso, cioè caliti unco capassa china, cioè detta in termine più comprensibile e più di moda della sommersione. Okay. Cioè per spiegare che sta a significare questo concetto, abbandonare prima di tutto, cioè vedo un Provenzano completamente riciclato, come se lui nel periodo antecedente al 93, al periodo in cui io mi incontro, come se lui
fosse stato in un altro mondo, cioè lui non esisteva negli anni 80, non esisteva all'inizio degli anni 90, cioè una persona completamente, mi passi il termine, diciamo, vergine, come se tutte le colpe fossero state della commissione, tutte le colpe fossero state di Salvatore Riina, come se lui, diciamo, stava parlando fra l'altro con uno che veniva pure con un extraterrestre, io a lui non lo conoscevo. Comunque, dicendo che appositamente si doveva mettere da parte l'attacco frontale allo Stato. Ritornare al discorso che contro lo Stato si perde, contro lo Stato non si ci può. E questa è una vecchia teoria che circolava da sempre dentro Cosa Nostra. Cioè nel momento in cui tu prendi di petto lo Stato, tu ci perdi. Perché lo Stato, quando vuole, è più forte. Quindi noi ora dobbiamo abbandonare la strada che fu di Salvatore Riina e riprendere una nuova strada, la strada di non fare scruscio, cioè non fare rumore, non fare cose eclatanti, in modo che noi non diamo nell'occhio, in modo che si ritorni ad avere a quelli che sono stati i discorsi antecedentemente a tutto questo cataclisma, cioè in modo particolare ritornare ad avere, a ripristinare quei contatti basilari politici fermi, solidi e seri, in modo che Cosa Nostra possa risollevarsi e uscire da questa crisi. E anche qua dice che nel giro di pochi anni, 6-7 anni, facendo noi, portando avanti questa strategia, ne usciremo fuori. Quindi, come si vede, trovo un Provenzano completamente diverso. Diciamo che ne trova anche, io sono perfettamente d'accordo anche con lui, e lo dico apertamente allo stesso, che non si poteva continuare con le bombe, non si poteva continuare a fare la guerra dentro Cosa Nostra, non si poteva continuare contro questa aggressione contro quelli che sono i poteri dello Stato, perché ci si esce con le ossa rotte. Quindi comincio ad apprendere da quella riunione, cioè il nuovo pensiero di Provenzano. Anche nei discorsi politici, cercare nei contatti che si hanno di non essere troppo esposti per danneggiare i politici, cioè ritornare noi nell'ombra, in modo che sia la politica ad essere la forza principale, perché Salvatore Riina voleva essere lui la forza che doveva dominare, e questo è stato il danno principale. E queste sono, diciamo, sempre parole del Provenzano. Da quell'incontro, da quel primo incontro che io avrò con il Provenzano, ci sarà un nuovo rimescolamento delle cose in seno a Cosa Nostra, appositamente con
la sommersione, come se Cosa Nostra non ci fosse, faceva tutto il modo possibile di sanare le controversie pacificamente per non esserci morte, tranne qualche eccezione su Benedetto Spera, su Belmonte Mezzagno e Mesilmer. Diciamo che tutto il periodo fino a quando io sono stato arrestato nel 2002 ha portato avanti questo discorso di pacificazione all'interno di Cosa Nostra, con i rapporti anche con le persone esterne a Cosa Nostra. Prego, signor procuratore. Signor Giuffre, a questa riunione che lei ha collocato un mese e mezzo dopo la sua scarcerazione, era presente solo lei assieme a Provenzano o c'erano altri? La memoria non mi inganna, buona parte di questa strategia e di questa politica ormai che aveva intrapreso su queste discorsi c'era anche, come ho detto, il Benedetto Spera. Per diverso tempo siamo state tutte e tre assieme. E quindi Prego. Spera era presente anche a questo incontro specifico? Sì, per buona parte. Io sono stato tutta la giornata, perché quando io andavo dal Provenzano in linea di massima, diciamo che stavamo insieme 7 ore, 8 ore, 9 ore, quasi una intera giornata. E siccome i posti ci venivano offerti dal Benedetto Spera in questa circostanza, buona parte di questa giornata, cioè lo stesso Benedetto Spera, l'ha passata assieme a noi, tutte e tre. Bene, torniamo un attimo indietro per una migliore ricostruzione e poi torniamo a questa vicenda della politica nuova di Cosa Nostra che Provenzano le ha comunicato. Quando lei è stato in carcere nel periodo inizi 92, fine 92, primi 93, è stato sottoposto a regimi detentivi particolari? No, io non sono stato particolarmente, cioè sono stato arrestato e sono stato messo con detenuti comuni. E poi successivamente sono stato messo in una sezione dove vi erano solo quelle per associazione mafiosa, diciamo, in quella sezione vi erano tutte imputate di mafia, e quasi la buona parte di tutti uomini d'onore. Poi successivamente sarò messo in un'altra sezione da giovanile, ci ho cambiato 3 volte e poi sono stato scarcerato. Ho capito. Ascolti, questa politica che così, questo cambiamento che Provenzano le comunica, lei ha detto lo trovai completamente nuovo, trovai una persona nuova, nell'immediato, cioè in quell'inizio del 93, a chi si rivolse e quali adesioni ebbe all'interno di Cosa Nostra? Ma veda, era un discorso, diciamo, riservato in questa data precisa che io sto parlando alle persone, diciamo, a lui legate particolarmente. E quando dico di questo intendo riferirmi a me, a Benedetto Spera, ma in modo particolare anche a Carlo Greco, a Pietro Agliere, per quanto riguarda, diciamo, il discorso palermitano. Perché è vero che c'è stato l'arresto di Salvatore Riina, ma è altrettanto vero che c'è buona parte delle persone legate a Salvatore Riina, quale Luchino Bagarella, Brusca e Graviano,
e tante altre sono liberi. Quindi, e non solo, ma ad onor del vero, devo altrettanto dire che se lui è vero che porta avanti questa strategia nel mentre, c'è un'altra strategia, sempre la solita, che va avanti, perché Luchino Bagarella è fuori, i Graviano sono fuori, portano avanti, sono tutte persone di stretta osservanza di Riina, portano avanti sempre la solita strategia. Diciamo che il Provenzano, penso in modo riservato, perché non sono in grado io di sapere quello, il pensiero del Bagarella, il pensiero del Brusca, il pensiero di Giuseppe Graviano o di altre, perché persone che io, cioè Luchino Bagarella nemmeno lo conosco, non l'ho mai incontrato. Il Graviano li incontravo in sede di commissione, però non avevo quasi nessun rapporto con loro. Diciamo che c'è l'abbozzo nella Riina di questa nuova strategia, che dopo gli arresti di altre persone prenderà sempre più piede. Diciamo che in questo periodo del 93, 94, poi sarò latitante, e piano piano, poi con l'arresto di Bagarella, di Brusca, del Graviano, eccetera, eccetera, diventa all'interno di Cosa Nostra, diciamo, come il discorso principale all'interno di Cosa Nostra, il credo ufficiale di Cosa Nostra, non solo per quanto riguarda il mio mandamento, non solo per quanto riguarda la provincia di Palermo, ma diciamo che è un discorso che va ad interessare, diciamo che viene predicato e diffuso dallo stesso Provenzano predicato e dagli altri, diciamo, portato avanti anche con delle conoscenze che abbiamo e i contatti che abbiamo noi privatamente per i fatti nostri. Diciamo che per lo stesso Provenzano nel 93 non sarà il 93 e il 94 non sarà un periodo tranquillo, perché troverà in Luchino Bagarella, diciamo, la persona che lo contrasta abbastanza bene. E anche nei suoi movimenti il Provenzano, diciamo che è limitato, tanto è vero che, come ho detto in altre circostanze, il Bagarella e il Brusca nell'ambito della regione siciliana vanno prendendo sempre più spazio, vanno prendendo sempre più consenso su Trapani, con Matteo Messina Denaro, su Agrigento con un Fracapane che è l'ultimo dei provinciali nominati da Riina, quindi prima con Fracapane e poi con Fanara, e poi successivamente ci sarà anche l'arresto di Pido Maronia, e troveranno ad allargarsi su Caltanissetta, su Catania, eccetera, eccetera. Poi ci saranno nel 95, se la memoria non mi inganna, l'arresto del Bagarella. Prima ci saranno quelle del 94, mi pare, dei Graviano, poi quelle di Bagarella, poi quelle di Brusca. E diciamo che
piano piano il Provenzano si mette nelle mani, con il nostro aiuto, si intende mio, del Benedetto Spera, del Carlo Greco, di Agliere e di altre, diciamo, si va guadagnando lo spazio perso a favore dell'ala di Salvatore Riina e quindi di Graviano, Bagarella e Brusca. Bene. Prego, signor Procuratore. Quindi, dopo, il giorno dopo dall'arresto di Riina, quindi dal 16 gennaio del 93, l'assetto di comando di Cosa Nostra come cambia? A chi viene dato? Chi si riconosce lo scettro di Cosa Nostra? Penso a nessuno. Uno degli uomini più importanti in questo periodo è Luchino Bagarella, il cognato di Salvatore Riina. E quindi troveremo degli incontri con Luchino Bagarella e il Provenzano, che il Provenzano, quando se ne parla, si parla del mio paesano. E quindi diciamo che posso tranquillamente asserire che il prende le redini di Salvatore Riina, colui che prende le redini di Salvatore Riina, in modo particolare nel portare avanti sempre la sua teoria di violenza, sia il Luchino Bagarella con i suoi collaboratori, e più importante, diciamo, Brusca e Graviano. E ricordo che, per ipotesi, il Raffaele Cancia si defila un pochino dal Brusca e dal Bagarella, e che dietro le quinte, prima di essere arrestato, si incontrerà nel non ricordo se sia arrestato nell'estate del 93, ma poco prima di essere arrestato si incontrerà a Palermo, in via Mariano Stabile, negli uffici di Ciccio Pastoia, con il Provenzano. Poi, dopo pochi giorni, sarà arrestato. Quindi diciamo che, da un punto di vista militare, come forza, il Bagarella è più forte di noi, più forte del Provenzano, anche se diciamo che il Provenzano porta avanti con lo stesso Bagarella, cioè non dà segni di volere lui prevalere. Diciamo che si siedono assieme e discutono assieme, però diciamo che la pentola di Cosa Nostra, con le due, chiamiamolo ormai fazione, in ebollizione. Se ci salviamo, diciamo, da qualche altro scontro, di altre cose brutte, diciamo, con l'arresto di altri personaggi facente capo all'ala del Salvatore Riina. Prego. Va bene. Nel 93 lei ha detto, quindi, l'ala militare più forte è quella che si riconosce in qualche modo nella linea di continuità della aggressione aperta di Cosa Nostra contro lo Stato, quindi la linea di Riina e dopo di lui Bagarella, Brusca, Vitale. Lei stesso ha ricordato. Siamo anche, signor procuratore, come ho detto, mettiamoci pure a Matteo Messina Denaro di Trapani. Matteo Messina Denaro, certo, ha parlato anche dei fratelli Graviano. Nel 93 sappiamo che questa strategia di scontro violento contro lo Stato ha un momento drammatico di realizzazione con le stragi che avvengono a Roma, a Milano, a Firenze. Ecco, questa, la data di queste stragi, come viene vissuta dall'ala di Provenzano, dalla fazione di Provenzano, cioè da colui che, come voi, professava in qualche modo
una sommersione della politica di Cosa Nostra. La viviamo con apprensione, la viviamo anche con sofferenza, perché ci rendiamo conto che da un lato assistiamo a delle belle prediche, però dall'altro lato, cioè, si assiste ancora al portare avanti un discorso di violenza che addirittura ha passato lo stretto di Messina e è arrivato in continente. Oltre a questo, poi successivamente ci sarà un altro fatto molto, molto grave, che è il sequestro del piccolo Di Matteo, che sarà anche questo oggetto di dibattito all'interno di Cosa Nostra. Ci sarà l'uccisione del prete di Brancaccio, ci saranno delle cose, e che giustamente ci vediamo noi impotenti di fronte a questa continuazione, e che siamo noi estranei, diciamo, perché noi, almeno per quello che mi riguarda, nei discorsi delle strage di Firenze, Milano, io ero completamente all'oscuro, signor procuratore. Cioè, ci sentiamo, come penso altrettanto anche altre della nostra corrente, diciamo, del Provenzano. Quindi assistiamo con apprensione, diciamolo tutto, anche con un senso di paura, perché ci rendiamo conto che noi non sappiamo e che siamo messi fuori da questa parte di persone che portano avanti questa strategia, cioè ci mantengono al di fuori di questo contesto. E di questo forse le devo anche ringraziare. Prego. Nel 94 gli arresti dei fratelli Graviano a Milano, lei lo ha ricordato prima, può rispondere in maniera secca alla domanda: i fratelli Graviano a quale fazione li dobbiamo iscrivere, a quella di Provenzano o a quella di Bagarella? Diciamo che sono riniani e quindi Bagarella. Ricordo a me stesso che Bagarella, nel mandamento che fu di Ciaculle, Croceverde e Giardine, era di casa in corso dei Mille, quindi in questo mandamento che poi successivamente passerà a Brancaccio, ai Graviano. Quindi diciamo che il Bagarella è di casa nel mandamento di Brancaccio, perché ha sposato una donna, diciamo, del corso dei Mille. Prego. Nel 95 viene arrestato Luca Bagarella, che, vabbè, è inutile che le chiedo a quale fazione appartiene. Nel 96 viene arrestato Giovanni Brusca, a quale fazione lo iscriviamo? Anche su questo mi pare Brusca, che lei l'ha già indicato prima. È vero. Era il... Sì, non è necessario che risponda perché l'ho detto già prima, per la verità. No, stavo dicendo un'altra cosa, signor Presidente. Stavo facendo una precisazione. Brusca era il figlioccio di Salvatore Riina. Quindi... Va bene. Nel 98 viene arrestato Vito Vitale. Vito Vitale in quale... Vito Vitale era... Chi era e in quale fazione lo iscriviamo? Diciamo che Partenico era legato con Luchino Bagarella in modo particolare, e che aveva preso, diciamo, la strada che fu quella di Bagarella e di Brusca, e che, diciamo, però in questa circostanza, parlando di Vitale, si era allargato un pochino forse oltre la sua forza anche su Palermo, e diciamo che c'era stata una convergenza, sì, ricordo bene, tra noi, Passo del Rigono, Bocca di Falco, che stava cercando di intrufolarsi in questi settori, e addirittura stavamo studiando l'eliminazione dello stesso Vitale.
con delle titubanze da parte del Provenzano, appositamente per limitare questa sua espansione. Poi successivamente è stato arrestato. Senta, dopo quindi l'arresto di Riina, nell'ordine Riina, Graviano, Bagarella, Brusca, Vitale, la situazione dei rapporti di forza tra quella fazione che faceva capo a Riina e a Bagarella dopo e la fazione di Provenzano, anche dal punto di vista militare, come la troviamo dopo questi arresti? Diciamo, ci sarà l'arresto di Fragapane su Agrigento, ci sarà l'arresto di Fanara poi su Agrigento, e diciamo che ci sarà ora un discorso di espansione della strategia di Provenzano. Diciamo che il Provenzano trova sempre più spazio, diciamo noi, il Provenzano troviamo sempre più spazio su Agrigento, troviamo sempre più spazio anche lui su Agrigento, oltre a Ferro c'era un altro personaggio importante che era Falsone. E su Caltanissetta troveremo sempre i Vaccaro, prende sempre più spazio, diciamo, la teoria di Provenzano della sommersione. Diciamo che poi dopo l'arresto di queste dal 95 in poi, diciamo che come fatte eclatante non mi sembra di ricordarne, e che prenderà sempre più consenso questo discorso di sommersione, nella speranza, come lui diceva, che piano piano si sarebbe sistemato tutto. Prego. Senta, nell'ambito del vostro gruppo di persone più vicine a Provenzano, quindi i nomi che abbiamo fatto più volte, Provenzano, lei, Spera, Aglieri, Greco, avete mai discusso in presenza o anche in assenza di Provenzano di attività, di atteggiamenti attivi del Provenzano che potessero aiutare le forze dell'ordine a operare gli arresti di quelle persone che abbiamo detto, Riina, Graviano, Bagarella, Brusca, Vitale, eccetera? Tutta onestà, sì, perché cioè c'era stato un susseguirsi di arresti molto accentuato, molto anormale per quelle che sono i discorsi, cioè per quello che ha insegnato, che insegnava, diciamo, i discorsi di Cosa Nostra, come se appositamente c'era qualche cosa che non funzionava, cioè come si soleva dire, come se c'era qualcuno che con il dito indicasse i posti dove le persone si trovavano, i latitanti si trovavano. Questo discorso cominciò a prendere sempre più corpo in modo particolare sul finire degli anni 90, ma nel contesto di cui dice lei si cominciano ad avere delle titubanze, c'è anche qualche uscita sulla stampa di qualche notizia che andava ad interessare
e ora il Ciancimino direttamente, quindi si comincia a dubitare che vi fossero delle persone che dietro le quinte pilotassero, diciamo, una strategia degli arresti appositamente dei latitanti, in modo particolare, diciamo, di quell'ala stragista di Cosa Nostra. Ma scusi, signor Giuffrè, mi perdoni, scusi se la interrompo. Quando lei usa questo termine impersonale, si comincia a dubitare, si comincia a pensare, direi è poco utile ai nostri fini. Vuole precisare chi cominciava a dubitare, chi aveva questi dubbi? Ma dubitavamo noi stessi, perché cioè nel momento in cui c'è un susseguirsi di arresti, così a partire, così importante, a partire da Salvatore Reina, a partire di Madonia Giuseppe, eccetera, però eccetera. Giuffrè, mi ascolta, la domanda del pubblico ministero è stata un po' più precisa, perché noi ovviamente i dubbi interiori non interessano. Cioè, si parlò tra di voi, quindi tra lei e gli altri soggetti che le ha citato, di questa eventualità, di questa possibilità in concreto, o ognuno lo ha pensato, e allora se è così a noi ovviamente non interessa. Ci si confidava e si parlava a mezza parola, signor Presidente, con Carlo Greco, con Pietro Agliere, che poi loro sono state poi arrestate tra il 95 e il 96, se non ricordo male. Sì. Ma poi successivamente anche con il Benedetto Spera, ma che poi c'erano delle notizie che arrivavano direttamente da Catania, che cioè rafforzavano queste noie, perché erano delle titubanze iniziali. Diciamo che poi queste titubanze piano piano da Catania arrivavano dei discorsi addirittura contro Di Provenzano, non solo contro Di Ciancimino, ma direttamente contro Di Provenzano, che dietro questi arresti ci fosse il Provenzano stesso. Quindi diciamo che il discorso comincia a prendere sempre più piede, e che più che titubanze cominciamo ad avere delle certezze che nascono, che quando io per ipotesi farò a Provenzano una domanda su Ciancimino appositamente, che vi è un certo discorso di stampa dove parla di Ciancimino sbirro tra virgolette, il Provenzano resta sulle sue, a bruciapelo mi butta una frase dove dice stai tranquillo, il Ciancimino è in missione, cioè nell'interesse di Cosa Nostra. E poi una volta lui, questo forse non l'ho spiego detto un mai, po' meglio, spiego un po' meglio questo passaggio, perché non lo può lasciare detto, così. Su questo torneremo in abbondanza. Sarà oggetto del. Assolutamente. Va bene, e allora per il momento. Poi c'è ci un fermiamo. Altro discorso. Posso, signor Presidente? Prego. Ci sarà un altro discorso che interesserà direttamente al Provenzano. Il Provenzano mi chiederà, su questa voce che va ad interessare lui direttamente, che ormai è pubblica, diciamo, un pochino, nell'ambito di Cosa Nostra, dice: Ninuzio, le traduco la frase che ha detto lui, me la ricordo perfetta, tu pensi che io sono sbirro? Giustamente, signor Presidente, non è che ci posso dire che è sbirro. Dico, lungi da me completamente un discorso di questo genere. E il discorso si è chiuso là, siamo continuate tranquilla, siamo sul finire degli anni 90 ora qua. Prego, signor Presidente, signor Procuratore. Giuffrè, le chiedo uno sforzo, però. Uno sforzo. All'interno della del vostro linguaggio, del linguaggio di Cosa Nostra, dell'organizzazione, che vuol dire essere sbirro?
Che ci vendono? Eh? Che ci vendono? Che c'è qualcuno? Vabbè, che adesso passa... è abbastanza chiaro, insomma, pubblico ministero, su questo. No, no, cioè, no. Che passa... Essere espliciti che passa è una guerra notizie... di linguaggi, Presidente. Che passa le notizie ai sbirri, cioè collega di sbirri. Perfetto. Quindi... Va bene, sono chiaro? Benissimo, sì, grazie. Quindi si comincia a fare strada questo sospetto da parte di alcuni di voi che provengono da Catania, se ho capito bene. E a proposito del anche, fatto che Provenzano... Anche, diciamo, da Catania, anche da Catania, anche da Catania, sì. Del fatto che Provenzano... Quindi, cioè, il discorso ora va di interessare, diciamo, non è più un discorso circoscritto nell'ambito, diciamo, nostro palermitano, ma è un discorso che arriva anche da fuori. Ora, giustamente, io nelle mani, per essere sincero fino in fondo, non ho delle notizie... ufficiale, cioè io non so che realmente il Provenzano può, dico, non facciamo che sono delle tragedie, perché questo discorso veda che non era nato, lo dico per la prima volta oggi, non era nato negli anni 90, ma c'era un discorso che nei vecchi di Cosa Nostra, quando si parlava di Provenzano all'inizio degli anni 80 e prima degli anni 80, dicevano di stare attento da Provenzano sia per quanto riguarda le tragedie sia per quanto riguarda la sbirritudine. Quindi io poi successivamente mi trovo a sommare queste piccole cose che mi vanno dall'inizio degli anni 80, quando sono entrato in Cosa Nostra, all'inizio degli anni 90, sul finire degli anni 90, quindi era un susseguirsi ormai di notizie poco belle e quasi, diciamo, di una certa sicurezza sullo Provenzano. Prego. Grazie. Sempre riguardando il discorso di sbirritudine. Sì. Lei sa da quale fonte derivavano le voci catanesi sulla sbirritudine di Provenzano? In quel periodo io ero in contatto con uomini di Santa Paola. E se la memoria non mi inganna, Eugenio Galera, sono sicuro. Come, scusi? Un altro soggetto che poi Eugenio Galera... Lo ridice meglio il nome, che non l'abbiamo capito, lo ridice meglio il nome. Eugenio Galera. Grazie. Prego. Prego. Un altro soggetto che poi io ho incontrato pochissime volte, sempre del contesto Santa Paola e di Galea, erano, mi sembra, un certo Aiello, ma questo l'ho visto poche volte, non mi ricordo se si chiamasse Vincenzo o meno, poi non l'ho incontrato più né uno né l'altro. Senta, lei ha sentito... lei e il suo gruppo avete registrato questo tipo di sospetti anche nei confronti di familiari stretti di Provenzano? Cioè, come sbirritudine? Parlavano allora addirittura della moglie del Provenzano. Chi ne parlava? Sempre nel contesto catanese. Quindi Galea, Aiello, questi qua? Perfetto, perfetto, perfetto. In che senso della moglie di Provenzano? Come era anche lei, cioè che portasse notizie, che faceva da tramite al Provenzano con altre persone, quale carabiniere, polizia, non so con precisione ora con chi. Ah, ok. Quindi, secondo questa voce che voi avete raccolto e che proveniva da questi... uomini d'onore di Catania, di Galea Aiello, e Provenzano passava notizie alle forze dell'ordine attraverso la moglie, questa era la voce. Benissimo, però la fonte, diciamo, qua, che poi lo stesso lui mi ha confermato, restava il Ciancimino. Questo, su questo, diciamo che ho una conferma, signor procuratore, sì? Non di voci o di...
ma cioè ho una conferma diretta da parte del Provenzano che il Ciancimino avesse dei contatti con le forze dell'ordine. Sì, questo è poco ormai, ma è sicuro. Va bene, ci arriviamo. Volevo chiederle un'altra cosa. Quando nel vostro gruppo, probabilmente senza la presenza del Provenzano, si commentavano le modalità dell'arresto di Riina e della mancata perquisizione della casa di Riina, che tipo di commenti si facevano? Cioè, come venne preso da voi, dal vostro gruppo, questa vicenda dell'arresto e poi della mancata, della non perquisizione del covo? Sulla non perquisizione, che cioè, rispondendo alla sua prima domanda, che lo avevano venduto, questo è poco ma sicuro, questo è quello che noi abbiamo pensato pure all'interno del nostro gruppo, c'era stato chi lo avesse venduto, e questo è uno. Secondo, aspetti. Diciamo che in correlazione a questo discorso che lo avessero venduto, non avevano fatto di proposito la perquisizione nel covo di Riina per non trovare tracce, cioè perché giustamente nel momento in cui si entra di soprassalto in una casa di un latitante si troveranno documenti, lettere e tutto un complesso di cose. Viceversa, così facendo non è stato trovato niente. Prego. E voi avete dato un volto, un nome a questo possibile venditore, cioè colui che aveva venduto Riina? Lì per lì abbiamo, ridendo, pensavamo per Balduccio Di Maggio, però ridendo, però giustamente non eravamo cioè in condizione di avere delle certezze, siccome ci avevano insegnato che bisogna parlare quando si hanno delle certezze matematiche, perché sennò ci lascia capoccia uno. Quindi l'unica certezza che avevamo era quella che, come ho detto prima, gliel'avevano insegnato col dito e l'avevano venduto, in parole povere, signor procuratore, e che l'avevano fatto arrestare. Presidente. Su questo è quello il nostro pensiero che avevamo a mezza parole, diciamo, non facendo discorsi di giornata. Ma nel vostro gruppo questo vendere... Scusi, prego, avvocato. Presidente, mi pare che si continuino a domandare al collaboratore delle opinioni e le risposte che lui dà sono delle opinioni. Nessuno gli disse, nessuno mi confermò che la perquisizione non era stata fatta, nessuno mi disse che la moglie di Provenzano era sbirro. Mi pare che si continuano a domandare, a sollecitare il testo nel campo delle opinioni. Io questo avevo da dire. Prendiamo atto, ma non mi pare che sia proprio così. Quindi le domande in ogni caso sono ammesse e possiamo procedere. Fermo restando che direi però, visto che ci stiamo protraendo oltre, se appena il Pubblico Ministero ritiene di concludere magari un certo punto, facciamo così una sosta e poi riprendiamo, la facciamo adesso. No, allora è meglio farla adesso, Presidente. Così facciamo poi una pausa. E finisco tutto in una volta alla mia parte. Diciamo, se abbiamo chiuso questa parentesi del... No, però siccome è ancora corposa... È collegata ancora, va bene. E allora ci fermiamo qua.